Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda parte della videoconferenza Dove investire nel 2021. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un riscontro audio-video, quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce, se vedete in modo nitido lo schermo che sto eh, proiettando. Nel mente, per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Gabriele Bellelli, sono un trader, sono un investitore e un educatore finanziario indipendente, gestisco il sito bellelli.biz che vedete in sfondo in questo eh, momento. Intanto che diamo a tutti la possibilità di collegarsi, eh, sistemo la presentazione e poi siamo operativi. Ok, vedo che eh, i riscontri sono tutti positivi, per cui direi che possiamo partire immediatamente perché il tempo è sempre eh, tirano. Allora, nella prima parte della videoconferenza abbiamo fondamentalmente trattato tre eh, tematiche. La prima, le regole della pianificazione finanziaria, poi abbiamo descritto un modello di costruzione di portafoglio basato sul concetto di core satellite e poi abbiamo descritto la parte core di questo. E portafoglio, questa sera ci andremo a concentrare sui satelliti, no? quindi ci andremo a concentrare su tutto quello che è il, la parte, diciamo così, accessoria del eh, portafoglio e, e, nel dettaglio, vedete, andremo a trattare un po' tutti quegli argomenti che vedete. In questa slide. Ricordo che siamo in diretta, stiamo anche eh, registrando. Per cui da domani mattina potrete rivedere a piacimento. Il eh, video se, se avete dubbi, domande e chiarimenti mi potete eh, mandare un messaggio in chat questa sera. Però siamo in tantissimi, siamo in qualche migliaia di persone per cui non riuscirò a rispondere probabilmente a tutti. Eh, ma mi potete scrivere vedete qui sotto c'è il mio indirizzo g.bellelli e bellelli.biz e risponderò molto volentieri a tutti nei prossimi giorni. Altro aspetto: se qualcuno eh, volesse ricevere le slide, eh, basta mandarmi sempre una mail e eh, sarò. Um, e Insomma, ve le mando molto volentieri nei prossimi giorni. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo chiuso su Facebook, è un gruppo gratuito, chiuso perché faccio un minimo di selezione all'ingresso. Però basta cercare vedete che belle bellelli trading e investing su Facebook. Mi trovate, potete chiedere l'iscrizione. Ok, eh, partiamo eh, visto che eh, dovremmo aver già raggiunto il numero massimo di partecipanti per questa serata. Allora, dicevo. Eh, la volta scorsa abbiamo parlato no, della costruzione del modello no, con l'approccio core satellite, quindi uno zoccolo duro che va a comporre la parte core del portafoglio, la parte centrale, quella che è destinata a dare stabilità al portafoglio, attorno alla quale possiamo far gravitare, quindi attivare o disattivare a piacimento dei satelliti, le abbiamo chiamate, cioè dei sottopanieri eh, che ci permettono di personalizzare il nostro eh, portafoglio. Abbiamo descritto, se vi ricordate, la parte core eh, in base a due ipotesi, la prima basata eh, su eh, una parte core strutturata acquistando le singole obbligazioni eh, acquistando certificati a capitale protetto o conti deposito partendo dal presupposto se vi ricordate che siamo in una fase eh, storica di vacche magre dal punto di vista dei rendimenti del mercato obbligazionario. La seconda ipotesi invece era quella di andare a costruire la parte core attraverso un portafoglio di ETF. Ora su questi due argomenti non ci torniamo più, eh, perché ovviamente li abbiamo trattati la volta scorsa. Se ci sono dubbi, domande e chiarimenti, potete, innanzitutto, rivedere il video che è car caricato sul mio canale YouTube, quindi lo potete rivedere a eh, piacimento. In più, se avete dei dubbi, dicevo, potete scrivermi su g.bellelli.biz, o meglio ancora scrivere una domanda sul mio gruppo chiuso, così rispondo a beneficio di tutti. Veniamo adesso, dicevo, alla parte dei satelliti, no quindi questa sera ci concentriamo sulle descrivere quelle che potrebbero essere le varie alternative per i satelliti no? Quindi questi sottoportafogli che possiamo attivare o disattivare o a seconda del contesto di mercato oppure a seconda di quelle che sono le nostre esigenze finanziarie perché non dimentichiamoci mai che la nostra stella cometa nel comporre e poi nel gestire il portafoglio deve essere la pianificazione finanziaria che è un processo personalizzato che parte dalla definizione degli obiettivi, dalla definizione del grado di rischio e dell'ottica temporale sulla base di quelli cerca la soluzione di investimento più efficiente per andare a appunto soddisfare l'obiettivo finanziario, quindi la costruzione del portafoglio è una costruzione basata ad obiettivi finanziari, questo è il concetto, il singolo strumento non è altro che il mezzo, lo strumento per andare a realizzare la pianificazione finanziaria. Quindi tornando in argomento, vediamo il discorso satelliti, no? stasera ne vedremo tanti di questi. Satelliti, quindi cercherò di essere il più esaustivo possibile. Poi in realtà voi non lo sapete ancora, ma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, soprattutto per chi è iscritto al mio gruppo Facebook, quello chiuso, ci saranno delle sorprese. Farò delle dirette sempre serali in modo tale che tutti possiamo partecipare, saranno ovviamente sempre gratuite. Per andare a mettere i puntini sulle i. Quindi in queste due prime videoconferenze dell'anno ho messo tanta carne al fuoco, ma ci sono ancora tanti dettagli. Che sarà eh, utile trattare, quindi li andremo a trattare in quelle, diciamo così, serate ad hoc dove troveremo un argomento magari eh, sintetico ma estremamente preciso. E lo andremo ad approfondire. Ok, partiamo immediatamente. Partiamo col primo satellite, no? eh, che è quello dell'entrata periodica. No? Allora, se vi ricordate, nella prima parte della conferenza. Della, della volta scorsa, quindi nella prima parte della, 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 della video, eh, abbiamo fondamentalmente dato voce ai numeri, no? abbiamo illustrato l'attuale situazione dei rendimenti offerti dal mercato obbligazionario europeo, sia eh, in euro che in dollari. No? Eh, la sintesi estrema è che l'asset obbligazionario, se vi ricordate, è un asset oggi eh, quasi privo di rendimento, quindi privo di attrattiva fondamentalmente, dal momento che, se vi ricordate, le scadenze brevi, ma per Brevi, mica tanto perché stiamo parlando sulle scadenze e titoli di Stato, ad esempio, fino al 2030 i rendimenti erano o nulli o addirittura eh, negativi, no? Quindi chi comprava queste obbligazioni o non guadagna nulla portandole a scadenza, o addirittura perde soldi, quindi spende oggi una cifra maggiore di quella che non incassa a, ehm, a scadenza. e Alla luce di questo eh, quadro generale, no? gli unici asset eh, obbligazionari che forniscono un minimo di eh, rendi, qua. Eh, che forniscono un minimo dicevo, di rendimento e che possono aiutare un risparmiatore, oggi rimasto orfano dei BTP, ad incassare un'entrata periodica. Che cosa sono? Sono fondamentalmente le obbligazioni high yield europee, le eh, obbligazioni high yield americane, le obbligazioni high yield, ovviamente globali, e le obbligazioni dei paesi. Emergenti. Potremmo eventualmente aggiungere a questo eh, gruppo anche il discorso eh, delle obbligazioni convertibili, che sono un ibrido tra eh, un'obbligazione classica e un'azione, no? sono una, l'anello di congiunzione, direbbe Darwin, tra. Una eh, azione e una obbligazione, però in linea generale, se uno oggi vuole andare a caccia di entrate periodiche, deve allontanarsi dalla sicurezza dei titoli di Stato e delle obbligazioni corporate, dove in questo caso per corporate intendo. Eh, corporate con un buon pedigree, quindi con un rating investment grade, un rating da buon padre di famiglia, diciamo così. Eh, deve quindi dicevo allontanare e eh, allontanarsi da questi porti sicuri e deve cominciare ad andare a nuotare no? dove c'è l'acqua più profonda, dove ci sono le correnti, a volte c'è anche qualche pericolo maggiore, qualche pesce cane eccetera. E questi pericoli maggiori che cosa sono? Sono l'high yield europeo, eh, mondiale o americano e l'obbligazionario paesi emergenti. Eh, Attenzione però a un dettaglio, questo è importante, no? Tutte queste obbligazioni che vi ho appena citato questa tipologia di obbligazioni, no? Sono tutte emesse da emittenti traballanti, abbiamo detto che quando noi andiamo a comprare un'obbligazione high yield, significa che stiamo comprando un'obbligazione con rating speculative grade, eh, detto in altre parole, sono le famose obbligazioni spazzatura, no? giusto per darvi un'idea. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di emittenti traballanti, per cui diventa assolutamente saggio Fare che cosa? Evitare di acquistare i singoli titoli ai yield in modo tale da cercare di evitare che cosa? Il rischio specifico, ossia il rischio default. No? Quindi, dal punto di vista operativo, l'ideale è affrontare questi asset comprandoli tramite un ETF. L'ETF è un prodotto che non può fallire, un prodotto ampiamente diversificato al proprio interno tra tanti. Emittenti, quindi ad esempio, se io compro un ETF che investe in obbligazioni ai Yield Europa. Non mi sbilancio su un solo emittente, ma all'interno di questo paniere ci saranno decine di emittenti. Se anche un emittente dovesse andare a gambe all'aria, eh, l'ETF quasi non se ne accorge. Quindi io risparmiatore non ho danni economici rilevanti dall'eventuale default di uno dei componenti. No? Quindi ETF non può fallire, ampiamente diversificato al suo interno, elimina il rischio specifico in più gli ETF si prestano a numerose strategie operative come vedremo eh, più tardi quindi sono asset ballerini traballanti che si accompagnano a un certo grado di rischio che si accompagnano a un certo grado di volatilità ma se trattati con i giusti strumenti cioè gli ETF e con le giuste strategie diventano un asset che può dare un valore aggiunto al portafoglio in quest'ottica quindi vi ho selezionato che cosa una serie di ETF per andare a sfruttare, eh, a comporre, diciamo così, questo satellite. Attenzione un attimo, come ho selezionato gli ETF che fra un attimo andremo a descrivere, li ho selezionati fondamentalmente. Con due criteri. Il primo criterio è quello del dividend yield. Il dividend yield è, è, è il rendimento immediato, come lo chiamavano nei borsini è, di una volta, non è altro che il rapporto numerico, il rapporto matematico no? tra il dividendo erogato dall'ETF e il prezzo di mercato, e quindi la quotazione. No? Eh, quindi si prende no, il dividendo erogato negli ultimi 12 mesi e eh, lo si divide per il prezzo. No? Facciamo un esempio molto semplice. No? Immaginate che un ETF nel corso degli ultimi 12 mesi, quindi nell'ultimo anno, abbia pagato due cedole, vedete una del 2,03 e l'altra del 2,16. Noi per calcolare il dividend che cosa facciamo? Dobbiamo prima sommare queste due cedole semestrali per capire... Quanto ha pagato effettivamente nel corso degli ultimi 12 mesi, che sono 4,20 euro. A questo punto, non dobbiamo fare altro che andare a prendere il prezzo di mercato, in questo caso. 84 e qui è 17, quindi la quotazione di mercato, e dividere che cosa? 4 eventi per 84. Ovviamente tutto rapportato a 100, quindi diventa 4 eventi moltiplicato per 100, diviso 84 e 17, uguale 4,99, 4,99 è il dividend yield del nostro ETF in questo caso eh, ovviamente la logica qual è? che più elevato è il dividend yield ovviamente maggiore sarà il eh, potenziale no, offerto eh, in termini di rendimento dal nostro eh, ETF il dividend yield quindi che cosa diventa? diventa un criterio di selezione e quindi eh, questa è la prima no, eh, la prima indicazione che ho seguito la seconda indicazione che ho Seguito è quella della liquidità. Quindi, unendo gli ETF a maggior dividend yield, scremandoli, eh, quindi depennando dalla lista quelli poco liquidi, poco scambiati, ecco che abbiamo trovato una quadra. Quali sono quelli che ho identificato? Beh, il primo ETF per andare a lavorare sull'high yield europeo, quindi su obbligazioni corporate, ripeto, con rating. Um, speculative grade eh, europee, quindi tutti in euro, tutte senza rischio cambio da questo punto di vista, è questo vedete i share, euro, i yield, corporate bond. Qui trovate il codice Eisen e qui trovate il dividend yield. No? Quindi, chi dovesse comprare questo prodotto avrebbe un dividend yield indicativo del 3,65. Attenzione a un dato, sottolineo che questo dividend yield, primo è lordo, innanzitutto, secondo è indicativo. Cosa vuol dire indicativo? Vuol dire che è la fotografia di questa situazione, quindi la fotografia del rapporto. Tra il dividendo pagato negli ultimi 12 mesi e il prezzo di mercato, ma attenzione perché è un rapporto basato su due variabili: perché due variabili? Beh, perché la quotazione di mercato cambia giorno per giorno, mentre il dividendo anche lui può cambiare, nel senso che oggi il paniere di questo ETF è composto da un determinato numero eh, di titoli, no? ma eh, magari fra sei mesi il paniere sarà leggermente diverso. Perché sarà leggermente diverso? Beh, perché banalmente alcune delle obbligazioni che oggi compongono il paniere saranno magari giunte a scadenza e quindi saranno automaticamente sostituite da altre obbligazioni che avranno una cedola diversa, una duration diversa, eccetera. E quindi di conseguenza il rendimento potrebbe essere leggermente eh, diverso. Eh, se i tassi dovessero aumentare, ovviamente il rendimento offerto diventa più alto, se i tassi diventano ehm, come si dice, ehm, più bassi, e ovviamente il, eh, i proventi distribuiti saranno. Eh, minori, però in linea generale si tratta di un asset sempre generoso nel pagare le cedole. Paga sempre delle cedole sistematicamente più generose rispetto ai titoli di Stato, come l'asset, la yield, eh, per cui di conseguenza eh, l'erogato sarà sempre maggiore di obbligazioni più tranquille come pedigree, come sicurezza del rating. Quindi, il 323,65 del DVD, prendetelo con le pinze, ma è un valore indicativo che vi serve per ragionare. Qui trovate un po' eh, le stesse caratteristiche che vi ho detto, ehm, a cui ne ho aggiunto delle altre: vedete è lo stesso ETF di prima. Vedete questo è il codice ISIN, questo è il nome: che cosa fa? Vedete compra eh, obbligazioni corporate. Eh, speculative grade ehm, è a replica fisica eh, è ovviamente in euro quindi non ci sono problemi di, eh, di, di, di cambio valutario eh, vedete è a distribuzione dei proventi, la distribuzione è su base trimestrale, abbiamo detto che il dividend yield è il 3,65 vedete che ha un terzo dello 0,50% all'anno poi qua sotto ho messo anche per darvi un'idea quella che è la volatilità che il prodotto ha registrato nel corso dell'ultimo anno, degli ultimi tre anni degli ultimi 5 anni giusto per farvi vedere che comunque è un asset vedete che è soggetto a oscillazioni di prezzo che possono essere anche marcate un 10% quindi bisogna mettere in conto questo ma ci torneremo fra un attimo poi ho selezionato per quanto riguarda l'iHealth americano due prodotti, perché ne ho selezionati due? Beh perché uno l'ho selezionato a cambio aperto, il primo, quindi soggetto alla variabile cambio, il secondo invece l'ho selezionato con cambio coperto, quindi HIDGE, con un meccanismo di copertura del cambio. Li trovate, vedete, qui descritti, li andiamo a prendere uno per uno. Questo è il primo, questo vedete è un ETF messo dai shares, vedete è in dollari, quindi questo è quello senza copertura cambio e investe, vedete nelle obbligazioni high yield americane, qua sotto vedete c'è anche scritto corporate americane high yield in dollari senza copertura cambio. Questo vuol dire che il prezzo, la quotazione di questo ETF sarà determinata contemporaneamente dall'agire di due variabili. Cosa fanno le obbligazioni, quindi qual è il prezzo, qual è l'andamento del prezzo delle obbligazioni all'interno del paniere di questo ETF? E la seconda variabile è che cosa fa il cambio valutario euro-dollaro, quindi due variabili che concorrono insieme alla formazione del prezzo. Qui trovate il codice ISIN, anche questo è un prodotto a replica fisica, quindi compra fisicamente le obbligazioni e le mette nel paniere. La replica fisica, se vi ricordate, o magari l'avete letta nel mio libro. È una modalità di replica meno rischiosa, più sicura, diciamo, rispetto a quella sintetica, dove la replica del paniere avviene tramite un eh, contratto derivato, comunque con un contratto di scambio con una controparte. Eh, è in dollari, non c'è copertura del cambio, è a distribuzione ovviamente dei proventi ed è, è semestrale questa distribuzione. Il dividend deal, vedete, è un 5% e il ter è uno 0,5% all'anno. Anche in questo caso vedete, ho messo la volatilità per farvi vedere come comunque un 10-15% di volatilità dei prezzi è assolutamente da mettere in conto. Quindi anche questo è un asset ballerino. Il secondo prodotto sempre iHealed, yield, vedete, sempre obbligazioni americane iHealed, yield, eh, con una caratteristica in questo caso: il prodotto, vedete, è Hidge. Vuol dire che è coperto dal cambio, cioè contiene al suo interno un meccanismo di ehm, protezione del cambio. Qui c'è un errore, chiedo vegna, lo andiamo a correggere immediatamente. Valuta, scusate, qui mettiamo subito copertura cambio, chiedo eh, copertura cambio sì, ok. Eh, così siamo sicuri che non ci sono fraintendimenti. Qui trovate il codice ISIN e il prodotto è emesso da... Pinco. In questo caso la distribuzione, vedete, è mensile, il dividend yield è del 5%, il costo annuale è di uno 0,6% e vedete che anche qui abbiamo una volatilità a cavallo di un 10%. Quindi sono due asset assolutamente interessanti. Volendo un investitore potrebbe anche utilizzarli entrambi quindi immaginate che un investitore voglia dedicare a questa porzione di portafoglio no? quindi all'obbligazionario ai field americano non so un 5 per cento dico un numero a caso dipende dalla pianificazione giusto per dare un'idea dicevo vuole dedicare un 5 del portafoglio beh potrebbe fare un due e mezzo nel primo etf in dollari e un due e mezzo invece in quello con copertura del cambio se invece vuole diversificare in dollari può optare solo per il primo se invece vuole ridurre l'esposizione al dollaro o perché magari è già esposto semplicemente perché vuole ridurre il rischio di portafoglio ecco che può optare invece per il secondo quindi ve li ho messi qui però non è che uno sia eh, diciamo così alternativo all'altro potrebbero anche coesistere all'interno del portafoglio dopodiché eh, ho individuato anche un ehm, obbligazionario high yield globale, eh, mentre i due precedenti, fondamentalmente, andavano a investire in zone ben specifiche: quindi o l'Europa o ehm, l'America. In questo caso, invece, abbiamo una maggiore diversificazione eh, geografica. Quindi, vedete, abbiamo un global high yield. Qui trovate il codice ISIN e il dividend yield è del 4,65. Qui trovate la scheda tecnica. Attenzione a un dato. Questo è a cambio aperto, non esiste una versione liquida a cambio coperto, quindi in questo caso eh, se volete inserire un globale eh, iHealth all'interno del portafoglio dovete utilizzare questo per mancanza di eh, alternative. È una mancanza che probabilmente verrà una lacuna, diciamo così, che probabilmente verrà ricoperta nel corso dei prossimi anni eh, da parte di qualche emittente, ma nel mentre eh, c'è, per cui bisogna farsi... No? accontentare di quello che passa il convento qui trovate, dicetto, vedete, trovate scusatemi un attimo che bevo dicevo qui trovate tutte le caratteristiche no, per identificare il prodotto poi veniamo ai paesi emergenti qui sempre obbligazionario altro asset ballerino nei prezzi eh, ma asset secondo me molto interessante, un asset che io, probabilmente, chi mi conosce da tempo lo sa, apprezzo moltissimo all'interno dei portafogli, soprattutto quelli di entrata periodica. E ne ho selezionati due con la logica di prima. Dividend yield, liquidità del prodotto e eh, soprattutto ne ho selezionati due perché il primo è a cambio aperto e quindi soggetto alla variabile dollaro. La seconda invece è hedge, vedete con copertura del cambio. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Il primo, abbiamo detto, è quello a cambio aperto, investe che cosa? Vedete in titoli di Stato ed enti equiparati di paesi emergenti denominate in dollari come obbligazioni. È a Replica fisica, non c'è la copertura del cambio, quindi il prezzo di questo ETF è determinato da due variabili: l'andamento del prezzo delle obbligazioni che compone il paniere in più la variabile euro-dollaro. Dopodiché abbiamo una distribuzione mensile dei proventi e una dividend yield del 4,11%. Anche qui vedete un 0,45% di costo annuale di gestione, e vedete anche qui abbiamo un 10-14% di volatilità dei prezzi. Ultimo della covata, ma non per questo è importante, è questo ETF, vedete, sempre di iShares. Eh, qui trovate il codice ISIN, investe fondamentalmente nello stesso prodotto di prima, quindi sempre titoli di Stato e enti equiparati, ma attenzione, sempre con replica fisica, ma attenzione, vedete, a un meccanismo di copertura del cambio. Vedete, c'è scritto proprio anche nella definizione, non nella sigla. Con copertura del cambio. Vuol dire che l'unica variabile in questo caso eh, che determina il prezzo di questo eh, ETF non è altro che il prezzo delle singole componenti, quindi delle singole obbligazioni che compongono il paniere. Anche qui abbiamo una distribuzione mensile ed è un dividend del, del 3,90. Anche qui, vedete, abbiamo una certa volatilità nel prezzo. Attenzione ad alcuni eh, elementi utili, giusto per inquadrare questa porzione di questo satellite, questa porzione di portafoglio che vi ho appena illustrato. Beh, questo è un satellite che deve essere, diciamo così, attivato da quale investitore? Beh, dagli investitori che hanno come obiettivo l'entrata periodica. Se un investitore ha come obiettivo massimizzare il rendimento, probabilmente l'entrata periodica non gli serve. Probabilmente converrebbe magari, se vuole comunque lavorare sugli stessi asset, cercare dei prodotti simili a questi quindi high held euro America oppure obbligazionario paesi emergenti, ma non nella versione a distribuzione dei proventi, nella versione ad accumulo. In questo modo, ovviamente, ha una maggiore efficienza fiscale, quindi eh, permette al portafoglio di lavorare più in sinergia con il proprio obiettivo, che in quel caso è il rendimento. Se invece l'obiettivo è l'entrata periodica, sicuramente questi prodotti sono efficienti. Attenzione a un altro dato, sono prodotti, abbiamo visto, volatili nel prezzo e quindi di conseguenza il grado di rischio che... Eh, deve utilizzare la chiave, deve avere la persona no? come pianificazione finanziaria è un grado di rischio che possiamo considerare eh, medio-alto. No? Avete visto ci sono delle oscillazioni del 10-15 potrebbero anche capitare come a marzo del 20% di prezzo. Quindi, magari io compro un ETF che costa eh, 8, 10 euro. Facciamo quanto pari 10 euro a quota, e magari dopo qualche mese, durante un temporale no? sui mercati finanziari, un po' di mare mosso posso ritrovarmi la quotazione a 8, quindi posso avere una minusvalenza momentanea sul prezzo del 20%. Ora, se è un prodotto che io compro per mantenerlo in ottica di medio-lungo periodo nel mentre incassare le cedole, è un non problema quella momentaneo meno 20, ma se io sono emotivo, oppure se... Ho un'ottica temporale di più breve periodo, beh, allora questo probabilmente non è il prodotto o la parte satellite di portafoglio più idonea al mio caso specifico. No? Quindi, da un punto di vista operativo, mi raccomando. Questo satellite va attivato se è come necessità l'entrata periodica, hai un'ottica temporale di medio-lungo periodo, io qui l'ho indicata 8-10 anni, possono essere anche 5-6-7, il concetto comunque non è un anno, due o tre, ecco, quello è il dato e poi il grado di rischio deve essere migliorato perché avete visto le oscillazioni di prezzo ci sono. Da un punto di vista operativo, eh, questa parte di portafoglio è molto... È molto duttile e molto duttile perché perché noi la possiamo lavorare in vari modi. Ad esempio, se abbiamo immediatamente bisogno di un'entrata periodica, cioè se dalla dal fatto che noi otteniamo oppure non otteniamo un'entrata periodica potremmo avere delle conseguenze negative fin da adesso sulla nostra vita, ad esempio, facciamo fatica a arrivare a fine mese. Ecco che allora la, la strategia migliore per costruire il portafoglio è quella del PIC, no? Tutto il capitale che ho a disposizione tac, lo vado a investire in quegli ETF. Perché? Perché fin da subito l'intero capitale mi va a contribuire a ottenere un'entrata periodica. Se però io non ho questa necessità, quest'urgenza di avere subito l'entrata periodica, ma è una necessità tendenziale, io so che fra cinque anni andrò in pensione, voglio pian pianino modificare il portafoglio, che cosa posso fare? Beh, posso fare due cose: o faccio un piano d'accumulo, e quindi in questo caso ho un grandissimo vantaggio perché. Questi asset, che se vi ricordate li abbiamo definiti ballerini perché hanno delle oscillazioni di prezzo, vedete, che possono anche essere importanti, ecco, andandoli a trattare tramite un piano d'accumulo. È fondamentalmente una soluzione molto efficiente per ridurre il rischio di portafoglio. Perché? Perché se questi asset diminuiscono, meglio ancora durante la fase del piano d'accumulo. Perché io con la stessa quantità di denaro posso comprare una, un numero crescente di quote. Quando poi questo asset si riprenderà nel medio-lungo periodo, io ovviamente avrò, eh, andrò a guadagnare, quindi sarò riuscito a sfruttare la fase ribassista per minimizzare il mio rischio e massimizzare successivamente il mio rendimento quindi volgo a mio vantaggio grazie al piano d'accumulo una fase di debolezza in un punto di forza della strategia quindi so la possibilità di aspettare il piano d'accumulo è migliore se invece ho una necessità ibrida cioè ho in parte necessità di denaro ma posso anche non andare subito a regime ecco che posso attivare una soluzione pic più pack quindi il, con, con il PIC andiamo a investire, non so, ad esempio, la metà della cifra disponibile, poi con l'altra metà andiamo ad attivare un piano d'accumulo, quindi una parte la investiamo subito, una parte in un secondo momento. Quali sono, dal punto di vista delle strategie in genere più utilizzate? Beh, la prima l'abbiamo già detta, il piano d'accumulo, perché giostriamo a nostro favore una fase di debolezza. Però in linea generale l'altra strategia che in genere viene utilizzata è, sono comunque strategie statiche, no? quindi compongo il portafoglio e una volta che l'ho composto devo semplicemente effettuare un ribilanciamento, ad esempio ogni 6 oppure ogni 12 mesi per mantenere no? l'asset allocation ehm, ideale. Eh, e Quindi in questo, in, questo, in questo satellite, diciamo così, non utilizzerei delle strategie dinamiche per gestire questa porzione di portafoglio, andrei proprio su un piano d'accumulo o su una strategia statica con ribilanciamento annuale dei pesi. Queste sono le due strategie, i due approcci che utilizzo io personalmente sul mio portafoglio, che vedo che producono buoni risultati e quindi mi sento di consigliarli e di eh, condividerli. Passiamo a un, eh, al secondo satellite che è quello costituito dai certificati a capitale protetto. Dopo vedremo anche i prodotti a capitale condizionatamente protetto, ma partiamo dai protetto. Allora, eh, da un punto di vista operativo in questo momento storico eh, c'è poca scelta. Eh, quindi è difficile trovare delle soluzioni operative eh, diciamo così che siano delle grandissime occasioni eh, perché è difficile? Beh per un motivo molto semplice, non c'è il contesto ideale in questo momento per trovare dei buoni prezzi barra dei buoni rendimenti su questi porti. dovete infatti sapere che i certificati a capitale protetto sono da acquistare durante le fasi di debolezza del prezzo del sottostante a cui il certificato è collegato e durante le fasi di volatilità elevata oppure di volatilità in aumento. L'esempio classico: no? l'esempio di timing, diciamo così, più propizio può essere, ad esempio, lo scorso mese di marzo no? nel marzo del 2020, eh, durante la fase no? di forte ribasso e di panico e da parte dei piccoli risparmiatori, ecco. In quel contesto di mercato c'erano tanti certificati a capitale protetto che eh, quotavano a quotazioni significativamente interessanti e offrivano dei rendimenti potenziali assolutamente degni eh, di nota. E comunque sul discorso del timing ci torneremo eh, tra poco quando andremo a parlare dell'azionario, perché vi illustrerò un approccio eh, semplice. Eh, ma allo stesso tempo efficiente per andare a individuare quelli che sono eh, i punti di acquisto di medio periodo di mercato, i punti per andare a acquistare ad esempio questi prodotti, ma non solo, lo vedremo. Quindi attenzione, dicevo, in questo momento storico, con i mercati che sono ai massimi e la volatilità bassa, eh, è un asset che offre eh, scarso rendimento, però se uno ha la possibilità di aspettare, eh, ecco che durante le fasi, di, ripeto, di debolezza dei prezzi... E di volatilità un aumento del sottostante a cui il certificato è collegato. Quindi, in questo caso, vedete un certificato collegato al sottostante Eurostock Selected Dividend. Ecco, in questo caso, il, la debolezza deve essere riferita alla, a questo indice sottostante, che non è altro che un indice europeo azionario di eh, azioni con un particolare dividendo elevato. Detto questo, Vediamo che cosa passa in questo momento in cui vi sto parlando il convento di soluzioni eh, che ritengo essere eh, diciamo così interessanti. Allora, eh, il primo, vedete, è un prodotto sempre sì, capitale protetto, la protezione, vedete, è del 100%, il nome commerciale si chiama Target Target Cedola. È un prodotto emesso da Banca Letti, in realtà non è emesso da Banca Letti, è emesso oggi da Banca Acros che ha assorbito Banca Letti. Per cui eh, in origine il prodotto era stato emesso da Banca Letti, oggi lo trovate denominato Banca Acros, è la stessa eh, cosa. Fanno parte del gruppo eh, BPM, per darvi un'idea. Quindi, se volete verificare il rating di Banca Acros, andate sul sito di Banco BPM, cercate la sezione rating e trovate quello. Per darvi un'idea, qui trovate il codice ISIN. Ehm, per identificare il prodotto, è portato sul mercato Sedex di Borsa Italiana, scade nel 2023, non ha l'opzione autocall, quindi non può essere richiamato in anticipo, è stato emesso a 100, quindi eh, il prezzo, il valore nominale di ogni eh, certificato eh, di questa tipologia è 100. Essendo la protezione del 100% vuol dire che nello scenario peggiore, salvo default ovviamente dell'emittente, improbabile ma eh, sa mai, eh, questo certificato rimborserà 100 per ogni eh, prodotto. Eh, vedete, è collegato a un, eh, a un indice particolare, vedete l'Eurostock Selected Dividend, eh, un eh, indice europeo che racchiude i 30 titoli per dividendo. Eh, europei del, dell'Eurostox. No? Eh, questo certificato fa una cosa molto semplice fondamentalmente. No? Questo è il classico eh, certificato, diciamo così, a capitale protetto con cedola, non a caso si chiama Target Cedola, no? già il nome tradisce che cosa faccia pagare una cedola periodica. Allora, dovete sapere che questo prodotto oggi vedete quota 98,35. Quindi, nello scenario peggiore, Cosa succede? Succede che voi lo comprate oggi a 98,35 e scenario peggiore, ripeto, salvo default no, dell'emittente, nel settembre del 2023 vi rimborsa il 100% del valore nominale, cioè vi rimborsa 100%, quindi in uno scenario peggiore il guadagno è dato dalla differenza tra 100 e 98,35, che vuol dire circa uno 0,65%. Anno di eh, rendimento. Questo è lo scenario peggiore come se fosse uno zero coupon, cioè come se fosse un prodotto che acquistato oggi non paga cedole per tutta la sua vita e poi giunge a scadenza nel 2023 e rimborsa 100. Però in realtà quello non è l'unico scenario perché? Perché dovete sapere che questo prodotto, dicevamo, è collegato a un sottostante, che è appunto questo indice che dicevamo prima, periodicamente c'è una data di rilevazione. Alla data di rilevazione che cosa succede? La prossima data, tra l'altro, sarà a settembre di quest'anno, quindi a settembre del 2021, si va a fare la fotografia della, del prezzo del nostro indice sottostante. Se questo indice sottostante sarà uguale o superiore alla soglia cedola, cioè avrà un valore uguale o superiore a 1810,07, Ecco che questo certificato paga una cedola, pagherà una cedola del 3%. Quindi scenario peggiore, lo compro a 98.35 e mi rimborsa 100, punto. Scenario ovviamente più propizio, io nel 2021, nel 2022, nel 2023 posso incassare ogni anno anche una cedola del 3%, tra l'altro cedola che costituisce a reddito diverso, quindi può essere utilizzata per recuperare minusvalenze dicevo la posso incassare a patto che alla data dicevo, di rilevazione ogni settembre del 2021, nel 2022, questa scadenza del 2023, il prezzo di questo indice sia superiore a eh, 1810 punti. Questo è il primo prodotto a capitale protetto, già adesso vedete a un prezzo sotto 100 potrebbe essere interessante, su eventuale debolezza di mercato diventa ancora più eh, interessante. Poi c'è un secondo Ehm, prodotto che ho eh, individuato eh, in questo caso l'emittente è banca IMI quindi abbiamo un, un ottimo eh, pedigree è sempre un prodotto a capitale protetto in questo caso stiamo parlando però di un prodotto equity protection cosa vuol dire equity protection vuol dire che uno di quei prodotti che voi lo acquistate oggi poi durante tutta la vita di certificato non paga nessuna cedola, non ha quindi nessuna data di rilevazione, ma scadenza rimborsa o 100 nello scenario peggiore, 100 perché vedete è protetto dal, al 100%, quindi rimborsa il valore nominale, oppure eh, a scadenza rimborsa 100 più un bonus. Un bonus cosa vuol dire? Vuol dire che è un, um, una cifra extra che voi eh, guadagnate che è calcolata in funzione dell'andamento di che cosa? Dell'indice sottostante a cui questo prodotto è, è collegato. Eh, in questo caso io vi ho detto che il prodotto, vedete, rimborsa 100, in realtà rimborsa 1000 perché è un prodotto base 1000, ma il concetto non cambia, voi lo comprate a 1000, oggi scenario peggiore, vi rimborsa 1000 a scadenza. Se invece le cose vanno bene, vi rimborsa 1000 più la, una parte della performance del sottostante. Il sottostante è questo indice azionario, e paesi emergenti no? vedete emerging markets e quindi per rimettere qualche puntino sulle i allora è un certificato a capitale protetto 100% è stato emesso a 1000 per cui nello scenario peggiore sempre salvo default dell'emittente banca IMI assolutamente improbabile ma sui mercati non abbiamo certezze rimborsa 1000 dicevo nello scenario peggiore la tipologia è equity protection quindi quel Certificato che non paga interessi o cedere nel corso della vita, però a scadenza paga un bonus. Un bonus che è collegato, abbiamo detto, alla performance di questo indice mondiale dei paesi emergenti. Il prodotto ha una scadenza abbastanza lunga, vedete, scade nel 2027, per cui è un prodotto che. È idoneo a chi? Beh, è idoneo a quegli investitori che hanno innanzitutto un'ottica temporale di medio-lungo periodo e che desiderano andare a investire nell'azionario dei paesi emergenti ma a fronte di un rischio assolutamente contenuto, un rischio assolutamente basso. È un prodotto quotato sul SEDEX di Borsa Italiana, è in euro, quindi non c'è nessun problema di, eh, di, 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 di cambio. Eh, valutario a scadenza rimborsa, vedete, il 68% della performance del sottostante. Quindi se il sottostante dovesse essere, in pratica fondamentalmente a scadenza, no? immaginate di comprare questo prodotto oggi. no Oggi lo comprate a 1000, 1400. Vabbè. Eh, immaginate di mantenerlo in portafogli in interrottamente fino al febbraio del 2027. Fino al 2027 febbraio non incassate il becco di un quattrino perché è un prodotto che non paga cedole, però a scadenza che cosa fa? Vi rimborsa 1000, il 100% no, del valore nominale, più che cosa? Il 68% della performance del sottostante, quindi si prende l'andamento del sottostante, vedete di questo indice mondiale paesi emergenti, si calcola il valore che aveva quando il certificato è stato creato, si calcola il valore al momento della scadenza e di quella performance, si paga il 68%, quindi possiamo avere due scenari, no? il primo scenario è quello fondamentalmente negativo per il risparmiatore, perché? Perché il sottostante eh, si scopre che ha un, una quotazione pari o addirittura inferiore rispetto a quella che aveva all'inizio, eh, eh, quella iniziale è questa qua, vedete eh, 2252, eh, vabbè, virgola 66 per la precisione, ma il concetto è questo. Quindi si scopre che a scadenza nel febbraio 2027 la quotazione di questo ehm, sottostante è uguale o inferiore a questo valore. Ecco, in questo caso, voi ricevete il 100% del valore nominale, quindi 1000. Ehm, Secondo scenario, invece, quello positivo. Questo indice è aumentato di prezzo, vedete, questa è la quotazione attuale di questo indice: è 2581. Vedete, è salita di qualche punto. Quindi, in questo caso, se fosse oggi la scadenza, avremmo. La, il, ci sarebbe pagato, vedete, il 68% della differenza di questi due valori. Quindi il secondo scenario, dicevamo, è il valore finale del sottostante è maggiore rispetto a quello iniziale, quindi è maggiore di 2252 punti. In questo caso il certificato prende la performance, calcola il 68% di quella performance e ve la va a pagare. Non ci sono cap, non ci sono quindi limiti all'ammontare potenziale del rimborso. Se uno ha un orizzonte temporale di lungo periodo e vuole investire sull'azionario dei paesi emergenti con un grado di rischio contenuto, beh, questo può essere un prodotto da valutare. Dopo, vediamo il terzo certificato a capitale protetto che vi ho eh, segnalato. Um, questo è un capitale protetto emesso da una società giovane, nuova, entrata da poco sul mercato dei eh, prodotti strutturati, quindi dei certificati. Eh, si chiama, vedete, Smart ETN Sirdan Capital, l'emittente. È una società finanziaria nata, dicevamo, da pochi anni e attualmente ancora senza rating. Io li ho appena conosciuti, mi hanno fatto una buona impressione, ma indubbiamente il principale punto interrogativo diciamo, di questo certificato consiste nel conoscere l'emittente e la sua solidità. Ad oggi è un emittente che appare ok, no? diciamo che eh, però attenzione perché si tratta di una società di piccole dimensioni appena nata, perché è nata nel 2014, se non, non sbaglio, per cui occorre, eh, diciamo così, tenere dritte le antenne. No? Però al di là del, del lato emittente, che ripeto, non è da sottovalutare, ma è da, è da considerare, eh, è un certificato, secondo me, assolutamente interessante per alcune caratteristiche. Allora, la prima. È un prodotto eh, protetto al 100% vedete quindi è messo su base 1000 nello scenario peggiore sempre salvo default dell'emittente rimborsa 1000 è anche lui un prodotto vedete equity protection quindi uno di quei prodotti che voi lo comprate oggi per tutta la durata della vita del certificato non paga cedole però a scadenza paga un bonus in questo caso la caratteristica qual è è quella che paga delle cedole anche durante la propria vita. Quindi nonostante sia la struttura di un equity protection, in realtà paga delle cedole e queste cedole sono addirittura incondizionate. Dovete infatti sapere che questo certificato cosa fa? È eroga, dicevamo diciamo così, una cedola incondizionata. Incondizionata vuol dire che pagata indipendentemente dalla performance del sottostante, che è di nuovo l'Eurostock Selective Dividend eh, di prima. Questa cedola è dell'1,5% all'anno. Quindi chi dovesse comprare oggi questo certificato ogni, ta, ogni anno in pratica incassa l'1,5%. Questo 1,5% è sicuro, salvo default dell'emittente, ovviamente. Poi a scadenza lo vediamo fra un attimo. Quindi ipotizzando di comprarlo oggi di portarlo a scadenza già il flusso cedolare no? questo 1,5% sommato per gli anni che mancano a scadenza sarebbe un 7,5% fondamentalmente di eh, reddito cioè di flusso eh, cedolare però dicevamo attenzione perché dal momento che si tratta eh, eh, questo, questo è un dettaglio sottile no? perché mentre nei casi precedenti eh, come nel caso di no scusate questo eh, questo era un prodotto, se vi ricordate, vedete Target cedola. No? Questo è un prodotto che paga una cedola del 3%. Qui vedete scritto cedola reddito diverso. Perché? Perché questa cedola produce reddito diverso nel momento in cui voi la incassate è vero che il certificato è certificata capitale protetto ma la cedola non è sicura e quindi il legislatore la considera reddito diverso se è reddito diverso la potete utilizzare per recuperare le minusvalenze in questo caso qui attenzione dal momento che parliamo di un prodotto a capitale protetto al 100% che paga una cedola incondizionata dell'1,5 attenzione perché questa cedola dell'1,5 non è considerata reddito diverso ma è considerata reddito di capitale e quindi quando la incassate si pagate l'imposta, il 26%, ma non potete utilizzarla quindi per recuperare minusvalenze e progresse. Quindi attenzione, questo è un dettaglio importante perché a differenza della maggioranza, della quasi totalità in realtà dei certificati la cui cedola produce reddito diverso, in questo specifico caso la cedola è reddito diverso perché il capitale è protetto e la cedola è incondizionata. Se la cedola fosse incondizionata come il caso di prima sarebbe reddito diverso, ma in questo caso no. Quindi dicevo, chi compra questo certificato ogni anno fino a scadenza incassa l'1,5%. In più, oltre alla cedola annuale, cosa succede? Succede che a scadenza questo certificato paga che cosa? il 50% della performance del sottostante, con un tetto massimo, con un cap del 20%. Vi faccio un esempio, giusto per capirci, no? Allora, immaginate che, ehm, che a scadenza l'indice sottostante sia aumentato del 10%, a questo punto lui che cosa fa? Rimborsa il 50% di questa performance, quindi il 50% del 10% è il 5%, quindi in questo caso il certificato rimborsa in pratica 105%. Ovviamente una persona ha incassato anche un 7,5%. Dicedono nel corso della vita, quindi fondamentalmente abbiamo un sette e mezzo durante la vita. Un 5% a scadenza diventa 12 monetine, 12 monetine e mezzo, un 12,50 di eh, utile da qui alla scadenza del prodotto nel 2025. Questo ovviamente è nello scenario migliore, in cui il sottostante è ovviamente salito. Se il sottostante durante la vita del certificato non dovesse essere salito, a scadenza vi rimborserà 1000, ma nel corso della vita avrete sempre incassato la vostra, eh, il vostro euro e mezzo, l'1,5% di cedola. A livello di certificati a capitale protetto, come li possiamo costruire, come li possiamo, sì, come li possiamo utilizzare all'interno del portafoglio? Beh, il mio approccio in genere è quello basato sul PIC. Io non, non ho mai utilizzato un piano d'accumulo per investire in prodotti a capitale protetto. Quindi, da questo punto di vista, io utilizzo un piano d'accumulo, cioè un PIC, un ingresso in un'unica soluzione. Poi, eventualmente, se dopo il mio primo acquisto. La mia pianificazione finanziaria me lo permette, che vuol dire non ho superato la dose massima di prodotto o di sottostanti da inserire in portafoglio, onde mantenere no, un certo grado di rischio complessivo allora e vedo che il sottostante magari è diminuito, quindi questo certificato è diminuito, allora posso incrementare la quota, quindi ho messo pic più incrementi successivi, no? quindi dopo il primo ingresso se il sottostante scende, il certificato scende, lo ritengo ancora interessante, posso incrementare quel sottostante o questo prodotto all'interno del portafoglio, beh allora lo faccio, però la logica era quella iniziale del pic. Eh, come strategia in genere utilizzo le strategie statiche eh, e quindi fondamentalmente acquisto e tendo a portare a scadenza. Questo è l'approccio base che mi sento di consigliare. Eh, poi è chiaro che può capitare nel corso della vita che magari il certificato io lo compro oggi nel 2020, nel 2021 ehm, e magari ha una scadenza lunga, immaginate il 2028. Eh, e quindi mancano otto anni alla scadenza. Immaginate che dopo un paio d'anni il certificato sia salito, io l'ho comprato, immaginate a 100 me lo ritrovo a 110, ho già guadagnato un 10% dopo un paio d'anni, ecco allora che magari potrei aver voglia di monetizzare, di passare su un altro prodotto, però quella è una soluzione da vedere caso per caso nel momento specifico e solo se manca eh, molto tempo alla scadenza, altrimenti in genere eh, conviene ehm, utilizzare una, una strategia proprio da, da cassettista, diciamo così, statica, non è uno strumento che si presta al trading ecco, o comunque un'operatività. Di breve periodo un attimo che bevo e poi passiamo all'azionario allora giusto un una brevissimo un brevissimo cappello introduttivo no? allora l'azionario sta vivendo una fase storica decisamente particolare nel senso che da un lato è l'unico asset che potrebbe produrre delle performance positive, quindi dare un po' di sale, un po' di pepe, un po' di rendimento all'interno del portafoglio, dal momento che abbiamo detto no, che l'obbligazionario è privo di, eh, di rendimento, offre no? rendimenti estremamente contenuti. Quindi se all'interno di un portafoglio no, abbiamo obbligazioni e azioni, lì, dal momento che le obbligazioni rendono zero quasi, l'unica... <ride> L'unica speranza che abbiamo di ottenere un rendimento col segno più è che salga l'azionario. Quindi, da un lato, è l'unico asset in questo momento storico che può produrre una performance positiva all'interno del portafoglio. Dall'altro lato, però, occorre tenere sempre a mente che quando un investitore acquista dell'azionario, quindi inserisce una quota di azionario all'interno del portafoglio, l'unica certezza a cui va incontro è quello di inserire. All'interno del portafoglio, che cosa? Volatilità e quindi rischio. Il rendimento positivo non è un dato certo, quindi quando io compro un'azione, un ETF azionario, un fondo azionario, l'unica certezza che ho è che sto comprando volatilità, sto comprando rischio. Poi forse guadagnerò, ma non è certo. L'unica certezza è che sto comprando rischio. Questo è un dato da tenere in considerazione perché? Perché mentre l'asset obbligazionario è un asset che all'interno del portafoglio può avere un peso che va da 0 a 100. Beh, l'azionario non è normalmente un asset che può avere un peso da 0 a 100, eh, perché eh, ovviamente eh, la sua quota massima deve essere ben definita in base alla pianificazione finanziaria. Mettiamola in generale, quando uno ha raggiunto già un 30-35% di azionario in portafoglio, generalmente nella stragrande maggioranza dei portafogli, non in tutti per carità, ma nella maggioranza è già una quota limite abbastanza elevata. Oltretutto non dimentichiamo che il mercato leader, cioè Wall Street per intendersi, è sui massimi storici, no? e quindi questo contribuisce a rendere il quadro, diciamo così, eh, che è già complicato di, di, di suo, no? eh, tra l'altro complicato anche da un punto di vista no? economico, sociale e sanitario, no? quindi Wall Street sui massimi storici complica ulteriormente il dato. Eh, nel contesto attuale, però, ehm, ci sono alcuni punti di certezza, non ci sono alcune certezze che conviene conoscere, ci sono in realtà anche delle fonti di incertezza, bisogna eh, conoscere entrambe in realtà. No? A livello di certezza, che cosa troviamo? Beh, troviamo un aspetto molto importante, un alleato. Importante per noi investitori. Troviamo le banche centrali. Dovete infatti sapere che tutte le banche centrali, non solo quelle europea e americana, ma proprio in giro per il mondo, sono tutte ben presenti, ben attive sui mercati. Questo significa che, insomma, questo diciamo così dovrebbe scongiurare crolli o comunque eventi fortemente negativi per le, eh, per le quotazioni dell'azionario. Quindi, certezza, banche eh, centrali. La Fed, la BCE, eccetera, schierate sul mercato, primo aspetto. Secondo aspetto, attenzione, perché quando loro sono schierate, difficilmente in genere i mercati hanno dei crolli o cose di questo tipo. Non è una certezza, ma è un punto di vista abbastanza realistico. Ci sono però dei fattori di incertezza in questo momento storico. Cosa possiamo avere? Beh, l'andamento della, della, della pandemia, no? Un altro fattore di incertezza è come avanza, come avanzerà la campagna delle vaccinazioni. Qual è il ritmo? Ci saranno vaccini per tutti? Eh, poi ci sono i dubbi legati al virus. Il virus muterà, diventerà più aggressivo, diventerà in grado di rendere inutili i vaccini, per cui ci sarà di nuovo una corsa a modificare il vaccino per renderlo nuovamente eh, efficace, no? Questi fattori legati fondamentalmente all'andamento del, del virus e del, del piano vaccinale eh, sono sicuramente eh, de, dei fattori di incertezza che sono una spada di Damocle molto importante sulla testa dei risparmiatori. Il dato di fatto qual è sostanzialmente? Che se la campagna delle vaccinazioni darà, darà ehm, sì, dei risultati positivi, eh, si inizierà a vedere la luce in fondo al tunnel, no? con un indubbio eh, beneficio a livello di economia mondiale. In questo caso, eh, cosa succede? Beh, potrebbero sicuramente trovare giovamento, no? eh, quindi rialzo, per intendersi in tema di azioni, eh, i settori che sono stati più penalizzati no? dalla, dalla pandemia, dal lockdown o dal clima sociale che si è creato. Quindi tutto quello che è il settore dei viaggi, del turismo, delle macchine, ad esempio, il petrolifero, eccetera, lo vediamo fra un attimo, eh, sono tutti asset che in caso di ripresa dell'economia, di luce in fondo al tunnel diciamo così lato pandemia eccetera sono asset molto interessanti al contrario invece se purtroppo eh, cerchiamo di essere ottimisti ma è uno scenario che non possiamo scartare a priori dovesse insorgere qualche problema per quanto riguarda il piano vaccinale la mutazione del virus che rende diciamo così inefficienti o non completamente efficienti i vaccini ecco che allora il discorso cambia purtroppo eh, sensibilmente sui mercati ci potrebbero essere un attimo delle eh, correzioni anche brusche nonostante le banche centrali attive non credo a un nuovo scenario stile febbraio marzo 2020 ma comunque ribassi importanti e repentini potrebbero senz'altro svilupparsi a seguito di no, notizie negative lato vaccini e virus eccetera ehm, cos'altro dire allora Sempre in tema di azionario, no? allora di fatto il concetto è questo: mancando l'asset obbligazionario, eh, la mia impressione è che i mercati azionari continueranno di fatto a, a essere lo sbocco naturale dei risparmi degli investitori, no? però attenzione. Che l'assenza di una valvola di sfogo del sistema, cioè l'assenza dell'asset obbligazionario come bene rifugio per i momenti di turbolenza o di eccesso dell'azionario, cosa fa? Crea un clima di eh, maggiore instabilità. Quindi, da un lato gli investitori sono naturalmente portati a acquistare. Azioni, a incrementare la quota di azionario interno del portafoglio per andare a cercare rendimento, ma attenzione perché questo fa sì di, di creare un maggiore rischio di portafoglio, dicevamo, ma anche un maggiore clima di instabilità perché è venuta a mancare uno dei, dei, dei due pilastri eh, nelle fasi, no, se vi ricordate, di risk. On e nelle fasi di risk off gli investitori cosa fanno? Quando siamo nelle fasi di risk on gli investitori comprano gli asset volatili perché sono in una fase di, di, di tranquillità dei mercati, no? Risk on è una fase in cui gli investitori sono tranquilli e quindi di conseguenza che cosa fanno? Vendono gli asset poco rischiosi a rischio contenuto come l'obbligazionario, titoli di Stato, l'oro, eccetera, e comprano che cosa gli asset rischiosi? Azioni. I yield, paesi emergenti eccetera quando invece si entra in una fase di risk off che cosa fanno? Via al contrario vendo gli asset pericolosi come l'azionario l'high yield, i paesi emergenti vado a comprare titoli di stato comunque obbligazionario e ehm, magari ad esempio anche dell'oro no? ecco in un contesto di questo tipo quindi dove si oscilla tra il risk on e il risk off ma nella parte di risk off la parte obbligazionaria è priva di rendimento, ecco che diciamo che diventa un meccanismo, questo chiamiamolo dei vasi comunicanti, che eh, trova qualche, qualche inceppo, qualche instabilità rispetto al passato. Io mh, personalmente sono convinto che nei prossimi mesi, forse anni, ehm, diciamo così, eh, Saranno sì, sono convinto che i prossimi anni saranno fondamentalmente all'insegna di un susseguirsi di movimenti rialzisti del nazionario, eh, intervallati da correzioni. Eh, repentine, con dei picchi di volatilità, secondo me non, non banali. Eh, non so se avete presente la classica frase no, che si dice: di circostanza: Non ci sono più le mezze stagioni. Ecco, eh, questa frase, secondo me, si adatta anche al contesto no, dei mercati finanziari: eh, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che le oscillazioni passeranno in repentino da una fase di, di positività, di euforia eh, degli investitori a una fase invece di panico, di paura. Non c'è le mezze stagioni perché il mercato passerà da un estremo all'altro, in pratica dall'euforia alla, alla paura. No? Ovviamente sono sentimenti umani che però eh, condizionano l'operatività degli operatori. No? Nelle fasi di euforia e di panico in genere il mercato raggiunge i massimi, nelle fasi di paura... E di panico il mercato raggiunge un minimo, quindi si creeranno, secondo me, delle forti, dei forti squilibri di umore da parte degli operatori che saranno repentini e daranno vita a movimenti importanti. Eh, in questo contesto, però, c'è una bella notizia, perlomeno dal mio punto di vista, eh, questa è la condizione ideale. Per il famoso compra sulla debolezza, no? quindi approfitta delle fasi di ribasso, delle fasi di panico per andare ad acquistare. Al contrario, cosa fai? Cosa? approfitta delle fasi di euforia degli investitori per andare a vendere. No? Eh, questo, compra su debolezza, compra sulla paura e vendi sull'avidità, sull'euforia, sull eh, sarà l'approccio premiante sicuramente nel corso dei prossimi eh, anni e dei prossimi mesi per stare nel 2021, eh, sia per quanto riguarda l'investing di medio-lungo periodo che per quanto riguarda il trading di, eh, di breve periodo. Ehm, dopo vediamo nel dettaglio perché questo approccio eh, Compo su debolezza lo andiamo a declinare. Vediamo adesso proprio una strategia per l'investing e più tardi, verso la fine, vediamo una strategia per il trading. No? Ehm, partiamo da questo concetto ehm, abbinato all'investing. No? Quindi eh, cerchiamo adesso di comprendere come sia possibile individuare dei minimi di mercato importanti, significativi, cioè. Di medio lungo periodo in ottica investing no questo è il, um, il dato. Allora, lo strumento che utilizzeremo a questo scopo è il ratio, che cos'è il ratio? In realtà, eh, in questo caso eh, utilizziamo un ratio tra l'indice azionario Eurostox in questo caso e il suo corrispondente indice della volatilità, cioè il V -stocks dicevo entrando nel dettaglio che cos'è il ratio il ratio non è altro che il rapporto matematico quindi una divisione per intendersi tra due valori il valore del bene a l'indice azionario e il valore del bene b in questo caso l'indice della volatilità da questa divisione matematica no? da questo rapporto matematico cosa si ottiene si ottiene questa linea nera che vedete nel grafico si ottiene una serie storica sintetica. Cosa vuol dire sintetica? Che in natura non esiste, perché in natura esiste la serie storica del prezzo dell'Eurostox e la serie storica del prezzo del Vstox. Siamo noi che mischiandole insieme, rapportandole tra loro, troviamo una nuova serie storica. Si chiama serie storica sintetica che ovviamente noi la possiamo graficare, cioè la possiamo disegnare, perché è un valore numerico, è una serie di valori numerici, quindi la possiamo, vedete, disegnare da un punto di vista grafico, appunto questa linea nera, ma non solo, la possiamo anche analizzare come se fosse una serie storica. E quindi che cosa possiamo fare? Beh, ci possiamo aggiungere, ad esempio, lo vediamo fra un attimo, le bande di Bollinger o comunque altri indicatori di per comprati, per venduto, eh, di volatilità, eccetera. In questo caso, tornando un attimo al, um, al nostro dato, dicevo, eh, per individuare i minimi di mercato utilizziamo il ratio. Allora, il ratio più famoso al mondo è ehm, quello tra l'indice americano SP500 e il VIX, il famoso indice della paura, che è l'indice della volatilità riferita no, all'SP500. Quindi, il ratio più famoso al mondo è SP500 diviso VIX, indice VIX. Eh, noi questa sera, per esigenze di sintesi, in realtà non, non stiamo a guardarli entrambi perché tanto la logica operativa è la stessa, ci concentriamo sul suo fratello, no? Ci concentriamo, diciamo così, sullo stesso concetto in chiave, in salsa, eh, diciamo così, europea. Eh, e quindi che cosa andiamo a vedere? Beh, andiamo a vedere il rapporto matematico tra l'Eurostox che è il principale indice azionario europeo, e il VStox, che non è altro che. Il suo indice della volatilità, quindi l'indice della volatilità riferito all'Eurostox. Rapportando la serie storica di Eurostox e di Woodstock, dicevo, si vede questa linea nera no, che vedete in sfondo. Abbiamo quindi creato una nuova serie storica. Benissimo. A questa serie storica, dicevamo, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo andare a. E applicare delle analisi, no? possiamo andare ad applicare degli studi. Come dicevo prima, possiamo applicare le bande di Bollinger, possiamo andare ad applicare il concetto di per comprato e di per venduto, quindi, ad esempio, il famoso eh, RSI di Wilder. Possiamo andare a, ad applicare tante soluzioni, volendo. Qui l'unico limite, se vogliamo, è la fantasia dell'investitore. Eh, io mi trovo bene a utilizzare le bande di Bollinger, in questo caso è una banda che ho leggermente modificato, ma sono le zuppe bagnato, direbbe eh, mia nonna, no? è comunque un indicatore di volatilità. Eh, lo scopo qual è? Beh, è quello di prendere la serie storica, abbinare, dicevamo, un indicatore di volatilità, come ad esempio le bande di Bollinger, per andare a cercare quelle che sono le situazioni di eccesso, quindi andare a, eh, immaginate che le due bande siano no, come, le due sponde di un, di un canale, di un fiume, no? che contengono lo scorrere dell'acqua. Ecco, lo scorrere dell'acqua è la serie storica dei prezzi a cui noi andiamo a costruire appunto le due sponde, con l'obiettivo di cercare di contenere la quantità maggiore di dati. Quando i dati sforano o verso il basso o verso l'alto, abbiamo un eccesso. In questo grafico, se ci fate caso, abbiamo alcune di queste barre, questa è la linea di prima, eh, solo che qui l'ho disegnata come linea continua, qui l'ho disegnata come candele, vedete come barre, ma non cambia nulla, è la stessa serie storica di prima, se fate attenzione vedete i minimi e i massimi sono esattamente gli stessi, l'andamento è lo stesso, semplicemente qui la troviamo in forma di candele, di barre. Dicevo alcune di queste candele le ho colorate, vedete alcune sono colorate di blu, altre sono colorate di rosso colore in automatico il software dopo che l'ho programmato. Perché li ho colorate? Beh, perché voglio avere l'impatto visivo dell'eccesso. Come si verifica un eccesso? Beh, l'eccesso abbiamo detto che è lo scopo della nostra analisi. No? Noi ci siamo creati una serie storica sintetica, il Rescio. Ci abbiamo messo le bande di Bollinger, le bande di volatilità per andarne a contenere i prezzi e per andare a selezionare gli eccessi per andare a selezionare l'eccesso ribassista, cioè quando le quotazioni del nostro ratio scendono sotto la banda inferiore, scendono di due deviazioni standard, e in questo modo coloriamo in automatico la, la, la candela, la barra, la linea, come vogliamo, di blu, e invece quando abbiamo un eccesso ribassista, quindi quando abbiamo i prezzi che salgono sopra la banda superiore la coloriamo in automatico di rosso abbiamo un eccesso rialzista come si leggono questi dati beh fondamentalmente l'eccesso ribassista queste barre colorate di blu cosa fanno sono indicano identificano diciamo così una fase di che cosa di debolezza dei prezzi e di conseguenza che cosa una fase di panico e di paura dei risparmiatori no quelle colorate di blu sono le zone ideali per intendersi per comprare o cominciare ad accumulare sul mercato l'azionario. Il barone Rothschild, che la sapeva lunga, diceva: Il momento migliore per comprare sui mercati azionari è quando scorre il sangue. Ecco, il sangue scorre nelle, nei momenti in cui queste barre sono colorate di blu, cioè quando abbiamo un eccesso del rescio. Sul, sulle bande di Bollinger in questo caso. Al contrario, invece, il sistema, vedete, colora di rosso gli eccessi rialzisti. Che cosa sono gli eccessi rialzisti? Beh, sono esattamente il contrario. Identificano le fasi in cui la tendenza dei prezzi è forte, le fasi in cui gli, gli investitori, come sono? Sono euforici, sono avidi. Morale della favola è la zona in cui bisogna drizzare le antenne, è la zona in cui bisogna cominciare ad alleggerire le posizioni. Quindi, questo ratio, questa serie storica analizzata con gli eccessi, ci permette di andare a individuare quella che è una zona d'acquisto e quella che è una zona di vendita. Quando i prezzi raggiungono la zona di acquisto, conviene cominciare a comprare, quando eh, si raggiunge la zona di vendita, conviene cominciare ad alleggerire. Queste due zone identificano debolezza dei prezzi unita a panico, quindi stato d'animo dell'investitore delle, dell per quanto riguarda l'eccesso ribassista. Per quanto riguarda l'eccesso rialzista, abbiamo invece l'euforia, l'avidità degli investitori uniti a no? una tendenza dei prezzi fortemente in genere, rialzista comunque sui massimi di periodo. Concettualmente, quindi, se ci pensate, la strategia è semplice: no? compro. Durante il panico compro negli eccessi ribassisti di, di mercato e vado a vendere, no? nel, nel, um, al contrario, nelle fasi di euforia, no? dove abbiamo un eccesso rialzista. Eh, il discorso in realtà è, è, è un attimo da raffinare. No? Quello che vi ho appena detto è la versione molto grezza, molto beta, molto base eh, di questa strategia. No? Perché bisogna raffinarla? Beh, L'ideale innanzitutto è applicare questa strategia quando non siamo in un contesto di recessione dell'economia. Questo è un primo aspetto che... Può essere utile a livello operativo. Secondo, quando raggiungiamo queste zone eh, blu, ehm, l'ideale non è entrare stile pic, no? Con tutto il capitale a disposizione, ma l'ideale è frazionare il capitale e cominciare a compricchiare no? quindi fare degli ingressi frazionati. Io ehm, decido che quando questa cosa diventa blu, eh, compro, non so, ad esempio, 20.000 euro di. Etf Italia, azionario Italia, benissimo. Questi 20.000 non li uso tutti in un unico colpo, ma magari li divido ad esempio in quattro parti, quattro parti, ognuna di queste da 5.000 euro. Quindi appena la barra diventa blu compri i primi 5.000, poi se continua a rimanere blu ne compro altri 5.000, poi di nuovo altri 5.000, poi altri 5.000. Che non è, attenzione, mediare a ribasso, che sarebbe un errore grave, ma è un frazionare il capitale che è diverso. Mediare a ribasso significa compro. 20.000 euro l'intera quota subito, poi visto che il prezzo è sceso ne compro degli altri, quindi incremento la quota totale massima che avevo stabilito per l'operazione. Al contrario, invece, in questo caso, io cosa faccio per frazionare? No? Stabilisco il capitale massimo, 20.000 euro, lo divido in 3, 4, 5 parti, quello che desidero e vado a investire in modo frazionato. Queste parti, quando ho finito quel capitale, cioè i 20.000, io non entro con dell'altro denaro, la mia operazione è finita. A quel punto o sarà un guadagno o sarà una perdita, o ci sarà lo stop loss o porterò a casa il profitto, questo lo vedremo. Ma il concetto è che io 20.000 volevo investire e 20.000 ho investito, non un centesimo in più. Se avessi investito più di 20.000 sarei nel miliare a ribasso, ma noi questo è un errore che non facciamo. Come ingresso dicevo ci sono due ipotesi. La prima è di iniziare ad acquistare nel momento in cui... Oltre a frazionare, no? che è la regola che vale, che valida, no? quindi frazione il capitale, punto. Ok. Dopo che ho frazionato il capitale, quando è che inizio a fare queste operazioni? Questo è il concetto. No? Allora, la prima ipotesi, dicevo, è quella di iniziare nel momento in cui si verifica un eccesso ribassista. No? Quindi, quando vedo che questa candela, in questo caso è una candela su base settimanale, quindi quando abbiamo un eccesso settimanale ribassista, inizio a comprare. Questa è la prima ipotesi. È, è, è quella più aggressiva di ipotesi. C'è una seconda fondamentalmente: vado a iniziare ad acquistare quando, quando l'eccesso viene riassorbito, quindi non compro qui, ma compro qui, quindi non compro nel momento in cui si delinea. Questa sarebbe la prima ipotesi. No? La prima ipotesi è: compro qui. Adesso facciamo un attimo. Eh, la prima ipotesi che cosa dice? La prima ipotesi dice: Appena c'è un eccesso, compro frazione capitale, quindi compro una quota qui, compro una quota qui, compro una quota qui e comprerò una quota qui. Quando poi i prezzi rimbalzano, io vado a vendere. Questa è la prima strategia. La seconda, il secondo approccio più che la seconda strategia, che cosa dice? Dice: aspetta che. Ci sia l'eccesso, aspetta che questo eccesso venga riassorbito e nel momento in cui viene riassorbito entri. Quindi, in questo caso il frazionamento avverrebbe al rientro dell'eccesso, al riassorbimento dell'eccesso. Sia la prima, comunque, che la seconda strategia, indipendentemente dal punto d'ingresso, prevedono di alleggerire quando abbiamo delle situazioni. Di euforia, delle situazioni di eccesso sulla Bollinger superiore, no? quindi sul, eh, di fatto sulla banda superiore. Eh, attenzione a un dettaglio che è, è molto importante, però, da un punto di vista operativo. Ora, questo modello che vi ho appena presentato, basato sul ratio matematico, che sia sull'Eurostock e sul VStocks, che sia sull'SP 500 e sul VIX, non ha importanza ma dicevo è un modello che ha una caratteristica è più affidabile nell'individuare i minimi di prezzo rispetto a quanto non lo sia nell'individuare le aree di massimo dei prezzi e, e questo è molto importante da un punto di vista eh, pratico da un punto di vista operativo perché vuol dire che quando individuiamo un minimo eh, non abbiamo certezze che quello effettivamente sia un minimo però eh, il modello sbaglia meno volte e quindi di fatto quando noi identifichiamo una zona di eccesso ribassista frazionando il capitale, riusciamo effettivamente ad avere una buona area di minimo da sfruttare. Al contrario invece dicevamo, gli eccessi rialzisti non sono così precisi, cioè può capitare che ci sia un eccesso che può continuare a durare per del tempo e quindi questo complica le cose da un punto di vista operativo, perché? Perché se io quando appena vedo rosso, quindi quando appena vedo un eccesso, corro a vendere Rischio di vendere troppo presto, rischio cioè che i prezzi continuino a salire. Quindi, quando io sono nella fascia alta e vedo un eccesso, non devo correre a vendere, a liquidare l'intera posizione, ma cosa posso fare? Beh, posso eventualmente alleggerire una parte, ma fondamentalmente gestire con un approccio stile trailing profit i prezzi, no? comincio a seguirli e man mano che i prezzi salgono, che cosa faccio? Alzo il mio livello di stop, alzo il mio livello di chiusura delle posizioni. Così, da un lato, finché i prezzi salgono, io lascio correre i prezzi, quando poi i prezzi. E quindi seguirò il trend, la prima regola dei mercati, segui il trend. Quando poi i prezzi vireranno a ribasso e gireranno verso valle, ecco che allora avrò il mio stop profit sotto quel livello, vado a chiudere là posizione e porto a casa il guadagno quindi attenzione perché negli eccessi rialzisti non dobbiamo correre a vendere ma dobbiamo alleggerire volendo ma soprattutto seguire l'andamento dei prezzi un approccio quindi trailing profit se seguirete questo schema eh, difficilmente andrete in un fosso lo schema intendo eccesso ribassista eccesso rialzista sul VIX no? quindi questo modello in pratica eh, Attenzione, eh, non è la formula magica. Eh. Eh, non è che se seguite questo modello il 100% delle operazioni le chiudete col segno più eh, ci saranno momenti in cui dovrete stringere i denti, ci saranno eh, stop loss che comunque posizioni che m, saranno da chiudere in eh, perdita. Però, dati alla mano, questo è un metodo robusto eh, sul lungo periodo, per cui si è dimostrato, ripeto, sul lungo periodo affidabile e profittevole. Per cui al di là di qualche momento, qualche falso segnale, qualche momento, ripeto, da stringere i denti, è comunque un approccio assolutamente interessante per stabilire il timing per entrare in acquisto, per cominciare a frazionare il, ehm, il portafoglio e quindi entrare. E quindi, insomma, è un metodo robusto e quindi ve lo consiglio perché vale la pena eh, utilizzarlo. Questo è un metodo che voi potete utilizzare per andare a capire quali sono i momenti migliori per comprare, ad esempio, l'azionario in ottica di medio e lungo periodo. Sono i momenti migliori per andare a comprare, ad esempio, i certificati, sia quelli a capitale protetto che quelli a capitale condizionatamente protetto. No? Quindi questi sono tutti aspetti assolutamente interessanti. Eh, visto che, eh, se non ricordo male, ecco sì, esatto, eh, volevo, volevo verificare l'ordine delle slide. Eh, dicevo, eh, visto che abbiamo parlato di comprare quando scorre il sangue nei mercati no? eh, e di utilizzare questo criterio basato sul ratio per individuare quelli che sono i punti di minimo e i punti di massimo, eh, continuiamo no? Con, ehm, su questa falsa riga, no? quindi continuiamo col discorso comprare quando scorre il sangue e vediamo un, un altro, un terzo, eh, diciamo così, satellite possibile da attivare che è quello contrarian. Ehm, allora, un attimo che avevo. Allora, le strategie contrarian eh, fondamentalmente cosa fanno? Si, si caratterizzano, diciamo così, per comprare quegli asset eh, che sono penalizzati dal mercato. E, quindi in pratica gli investitori cosa fanno eh, quando utilizzano un approccio contrarian? vanno contro tendenza, quindi comprano gli asset che il mercato, che gli altri investitori trend follower stanno vendendo. L'esempio classico lo vediamo fra un attimo, anzi ve lo lancio subito. No? E, è il settore del turismo, dei viaggi del tempo libero. No? Questo è un settore che, causa eh, pandemia, lockdown, covid, eccetera, e, è stato massacrato. No? Provate a pensare alle compagnie. Quelle ehm, dei viaggi, no? eh, le, quelle che organizzano crociere, provate a pensare ai trasporti aerei, i villaggi vacanze, gli hotel, e, eccetera. No? Sono tutte eh, società che hanno subito delle, 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 mh, dei contraccolpi notevoli, pesanti. No? E ovviamente quello è successo è che in borsa sono scesi, no? se prima valevano 10, oggi valgono 2, 3, 4, così. No? Quindi eh, c'è un nutrito gruppo di investitori che va alla cazza di queste occasioni. Questo approccio si chiama contrarian, no? Allora, attenzione ad alcuni dati. Allora, sul lungo periodo eh, diciamo che le strategie contrarian possono dare de delle grandi soddisfazioni economiche, no? non c'è nessun dubbio. Però attenzione che bisogna mettere in conto alcuni dati. Eh, primo è un approccio comunque eh, rischioso perché. Noi stiamo comprando dei prodotti che tutti gli altri vendono fondamentalmente, no? degli asset o dei titoli che tutti gli altri vendono. Quindi il classico dilemma è, ma è un problema momentaneo che si risolve o è l'inizio di un declino societario? Ora, se va male solo un'azienda all'interno di un settore, è probabile che sia quell'azienda specifica ad andare male se è un intero settore che va male beh è più probabile che quello sia un malessere momentaneo e poi che tutto si riprenda però non è una certezza quindi la prima problematica è la rischiosità del futuro fondamentalmente secondo le strategie contrarie possono richiedere la pazienza di Jobbe per vedere e portare a casa i frutti sperati perché fondamentalmente il mercato potrebbe impiegare anche anni e anni prima di risollevare il prezzo di un determinato asset, no? Quindi attenzione perché eh, è bello da dire compro un asset che tutti stanno buttando via perché poi il mercato si riprenderà, l'economia si riprenderà, il virus, la pandemia e il lockdown saranno un lontano ricordo e il settore dei viaggi e del turismo esploderà, tornerà eh, ai fasti di un tempo io guadagnerò un sacco di soldi perché compro le azioni a 4 che, valgo, che varranno 10, 12, 15 eccetera. Ma no, numeri a caso, giusto per dare un'idea. Tutto bello, però attenzione, ripeto, è un problema monetario o è strutturale? Primo. Secondo, quanti anni impiega questo a verificarsi? Cioè, il mercato quando è che cambia idea? Fra sei mesi, un anno, dieci anni, questo è un aspetto da non valutare eh, sui mercati finanziari. Eh, allora, in tema di eh, strategie contrarian allora, eh, io ho le idee molto chiare, no? innanzitutto eviterei come la peste di fare stock picking, no? quindi di andare a cercare le singole aziende che non sono andate bene, che stanno andando male. Dopo, per carità, vi faccio vedere una serie di azioni che secondo sono interessanti. Però non ve le consiglio, vi consiglierei più di lavorare su un ETF. Per la logica che abbiamo visto prima delle obbligazioni high yield o di paesi emergenti, l'ETF non può fallire, è un prodotto ampiamente diversificato. Non correte il rischio default, non correte il rischio specifico e eh, potete entrare anche con dei piani d'accumulo, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, è lo strumento secondo me più efficiente per entrare eh, su un asset. Una strategia eh, di questo tipo. Eh, non dimentichiamoci che le strategie contrarie, eh, cosa fanno? Vanno a selezionare no? dei titoli che in questo momento storico non se la stanno passando, diciamo così, benissimo. No? Per cui c'è il rischio che qualche società ci lasci le penne, no? Per cui eh, se io vado a comprare le singole azioni, il rischio di incassare il default. Se io invece lavoro con un ETF che non può fallire, il rischio specifico lo elimino e vi posso garantire che anche solo psicologicamente, oltre che dal punto di vista monetario, è tanta roba, soprattutto sul lungo periodo. Quali sono i settori che si prestano per un approccio contrarian? Beh, sono quelli più massacrati nel corso dell'ultimo anno fondamentalmente. Quindi abbiamo il settore, vedete, del turismo, del tempo libero. Questo è un ETF ovviamente che investe in questo settore. E, no, guardavo se avevo messo le schede prodotto ma non le ho messe. Quindi qui ho messo solo ISIN e, e, e nome del prodotto. Il secondo settore è quello energetico mondiale. Non energie pulite rinnovabili che l'anno scorso sono andate molto bene, ma quello del, del generico eh, energetico: infrastrutture energetiche, petrolio, eccetera. Poi abbiamo l'oil and gas, quindi il petrolio, poi abbiamo il settore auto e ehm, lo metterei tra parentesi: in realtà questo è il settore delle banche. Ehm, lo metterei tra parentesi il settore delle banche, dove per banche intendo le banche tradizionali. Eh, perché oggi in questo momento storico abbiamo quotato due tipologie di banche se ci pensiamo, abbiamo eh, le banche tradizionali eh, come ad esempio Banca Popolare dell'Emilia Romagna, abbiamo non so Unicredit, un Intesa eh, eccetera, BNL e via discorrendo, eh, quelle che non nell'immaginario collettivo tu entri fisicamente in filiale, hai la filiale con le colonne, il marmo per terra, decine di persone che si muovono, vanno avanti e indietro, eccetera. E poi abbiamo di fianco a loro le banche online, e eh, ad esempio proviamo a pensare al modello di Fineco, e poi abbiamo le società eh, che sono attive nel risparmio gestito, quindi proviamo a pensare a Mediolanum, pensiamo ad Azimuth, pensiamo a Banca Generali, la stessa Fineco, eccetera. Eh, apparentemente. Noi le mettiamo tutte nel calderone delle banche, no? ma in realtà sono business diversi con prospettive future diverse. Ad esempio il business del risparmio gestito, eh, quindi Aldrimuth, Banca Generale, Fineco, Mediolanum, eccetera, è un business che probabilmente darà dei buoni risultati anche eh, nel futuro. Eh, stesso discorso per una realtà come Banca Fineco che più o meno è basata solo su costi variabili, quindi è, è un modello di business molto interessante da questo punto di vista, quindi ha delle buone, dei buoni risultati oggi ma probabilmente ha delle buone basi per dare dei buoni risultati anche domani. Al contrario invece le banche tradizionali dal mio punto di vista devono cambiare pelle, devono cambiare business e sarà un processo assolutamente lungo e quindi sono un asset le banche tradizionali su cui starei molto cauto. Io qui li ho citate perché sono un asset che l'anno scorso si è depreciato fondamentalmente, ehm, ma eh, lo prenderei con le pinze, sarei più per gli altri settori. Di questi settori, devo essere sincero, quello che mi piace maggiormente, su cui punto maggiormente è il primo. Dovessi fare no, un, un, um, una classifica, poi per carità, vale il tempo che vale, nel senso che è una chiacchiera da bar, eh, però punterei sul primo, quindi quello del turismo e degli spagnoli, perché sono convinto che quando. Eh, terminerà no? questa situazione di, di, di pandemia, questa situazione eh, di, di, di difficoltà, ecco che la gente riprenderà per fortuna a viaggiare o per lavoro, o per piacere, anzi sarà un, un sacco di gente, io stesso per dire sto facendo l'elenco delle località dove voglio andare, no? e non vedo l'ora no? di, di poter viaggiare di nuovo in sicurezza, quindi per per qualche anno viaggerò più o meno ininterrottamente no? e quindi quello è un settore secondo me che un domani continuerà a avere ottime prospettive e gli altri settori, ad esempio quello dell'oil sicuramente oggi soffre la concorrenza delle energie pulite, e rinnovabili il settore dell'auto, anche quello è un settore che magari con lo smart working o altre soluzioni potrebbe avere qualche difficoltà. E quindi insomma il settore dei viaggi, del turismo e del tempo libero lo vedo più promettente, meno rischioso degli altri. Ma è una mia opinione, poi vedremo cosa farà il mercato. Però in linea generale il concetto è che questi secondo me sono i temi che oggi si prestano come eh, contrari. Dopo vediamo come possiamo inserirli in portafoglio, con quale approccio, con quali strategie. E quello degli ETF, dicevo il mio consiglio. Però c'è sempre un però, no? C'è sempre qualcuno che dice "Ma io voglio i singoli titoli, eh, a me gli ETF qua, a me gli ETF là, eccetera". Eh, allora, ho selezionato alcuni titoli che probabilmente potrebbero dare eh, che non probabilmente, cioè che eh, sono sicuramente in sofferenza a causa eh, lockdown e pandemia e che potrebbero eh, risollevarsi qualora la eh, Andremo a vedere no, la luce in fondo al tunnel. Eh, allora, il primo che vi cito è Autogrill. Eh, attenzione però a un dato: autogrill, assolutamente eh, state attenti che c'è un aumento di capitale da qui a breve. Quindi, autogrill da prendere in mano eventualmente dopo un aumento, del, dopo, cioè dopo il termine eh, dell'aumento di capitale, no? questo è. Un dettaglio importante, eh, un altro titolo che è stato molto penalizzato è eh, Tenaris. Per chi non lo conoscesse, Autogrill lo conoscete tutti, è quello no, che troviamo eh, nelle aree ristorano lungo le autostrade. Eh, Autogrill è, è il maggior produttore, il maggior fornitore a livello globale di, di tubi e di servizi eh, per quanto riguarda no, la produzione e l'esplorazione del petrolio, del gas, eh, eccetera. Ovviamente data la crisi delle, del petrolio, eccetera, ha subito delle, delle, delle forti ripercussioni eh, di prezzo, vedete era passato da area eh, 17 fino ad area 4 eh, o più in generale se vogliamo dal 2020, vedete quotava 10, è andata a 4 ha perso un 60%, poi un po' ha recuperato però fondamentalmente è un leader mondiale, fondamentalmente eh, quindi ha una buona posizione però sta soffrendo, può darsi che lui possa ripetere, riprendersi poi abbiamo America Airlines eh, che qui credo che non ci siano bisogno di, di presentazioni. comunque la principale compagnia aerea e americano ovviamente il settore del, dei viaggi del tour, sia di, di piacere che di lavoro eh, è stato massacrato e eh, vedete che il ribasso è stato veramente eh, notevole veramente incisivo adesso sembra aver trovato una base di, eh, di, di partenza da cui accumulare e ripartire vedremo se così sarà però senz'altro un asset interessante come un asset interessante eh, Boeing Boeing è una società aeronautica no? producono eh, gli aerei, producono veicoli sia militari ma soprattutto in questo caso e civili poi abbiamo chi organizza eh, crociere abbiamo quindi non so carnival corp eh, corporation qui trovate il, il grafico questo è uno dei principali gruppi mondiali attivi nell'organizzazione delle, delle crociere poi abbiamo eh, un'altra società in questo caso eh, norvegese però sempre attiva nel settore delle e delle crociere, anche questo è uno dei principali player mondiali, e poi abbiamo Host, eh, Hotel and resource eh, questa è una società fondamentalmente immobiliare, attiva no? nel settore del, degli hotel, eh, tra l'altro gestisce eh, dei gruppi molto importanti perché stiamo parlando del gruppo Marriott, Hilton, Sheraton, ma no? fanno tutti parte di questa società. Eh, e quindi insomma, stiamo parlando di una società assolutamente importante come, come nomi, come cosa, eh, anche lei è molto penalizzata, si sta un attimo riprendendo, però ha ancora un potenziale. Eh, dal mio punto di vista, notevole. Ovviamente, quello che vi ho appena fatto vedere, eh, a livello di singoli titoli, è un elenco, eh, come dire, indicativo, no? giusto per darvi eh, un'idea: no? non, non è certo un elenco esaustivo. No? Eh, Sarebbero decine, fondamentalmente, forse centinaia, eh, le, le società attive in settori penalizzati eh, dal da lockdown e dalla pandemia. No? Quindi questo era semplicemente un sunto per farvi vedere che, comunque, ci possono essere anche singoli titoli da questo punto di vista. La mia preferenza, però, ripeto, è per gli ETF, così evitate il rischio specifico. La classica domanda a questo punto è come faccio a costruire e gestire un portafoglio allora beh se lavoriate come dico io con gli etf beh potreste tranquillamente attivare un piano d'accumulo consci che ci potrebbero volere mesi o anni per vedere i prezzi riprendersi conscio che stiamo parlando di una strategia contrarian però con un etf che non può fallire un piano d'accumulo che i ribassi li volge a proprio vantaggio potrebbe essere una soluzione da non scartare. Se invece lavoriamo sulle singole azioni, ripeto, scelta che non mi sento di, di, di spingere, soprattutto per chi è neofita, soprattutto per chi ha una bassa propensione a rischio, beh, io lì lavorerei. Con una soluzione PIC, quindi comprerei l'intera posizione e l'andrei a gestire con una strategia dinamica, con una strategia trend fall. Quindi quando i prezzi partono a rialzo, scatta l'acquisto, e poi nel momento in cui i prezzi tornano a virare verso valle. Allora vado a vendere, a monetizzare la posizione, no? quindi questo è l'approccio. Quindi, attenzione: se lavoriamo con gli ETF, piano d'accumulo, secondo me è la soluzione migliore. Se invece lavoriamo sulle singole azioni, strategia eh, dinamica. Perché una strategia dinamica e non una strategia passiva, cioè da cassettista? Perché abbiamo detto che stiamo andando a lavorare su delle aziende che lavorano in settori che sono in difficoltà e eh, in un contesto di difficoltà, di recessione. Le incertezze aumentano, noi non sappiamo se queste aziende domani ci saranno, probabilmente sì, ma non è una certezza. Quindi attenzione perché eh, il dato di fatto è che rischi andando a comprare un singolo titolo e tenerlo a oltranza, anche se questo scende, 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 rischi poi di, di beccarti il default, no? il fallimento. Quindi, da un punto di vista operativo, sui singoli titoli vi consiglio un approccio proprio dinamico, no? quando i prezzi volgono a rialzo, compro quando viene a ribasso vendo punto che la posizione sia in guadagno che sia in perdita io la vendo io la chiudo non voglio mantenere il titolo se la tendenza non è più rialzista questo è il concetto che dovete utilizzare se lavorate sui singoli titoli perché altrimenti ripeto oltre a rischiare di restare incastrati per anni e anni e anni colleta anche al rischio default perché ripeto in situazioni di eccesso, di, di recessione su settori eh, martoriati il rischio default non è campato per aria ok poi altro satellite un attimo che guardo l'orario così mi faccio un'idea ok altro settore altro satellite scusate interessante secondo me su cui lavorare è quello delle azioni AI yield, cioè quelle azioni che danno un dividendo generoso, no, allora, questo è un approccio che piace a tantissimi investitori, no? Cioè la eh, le strategie no? diciamo così basate sul, sull'incassare dividendi, no? Eh, concettualmente la logica operativa, se ci pensate, è molto semplice. No? Seleziono una società che sia solida, con dei buoni bilanci, che distribuisce storicamente un dividendo generoso, l'acquisto e poi la mantengo in portafoglio per anni e anni e eh, faccio il cassettista in pratica e nel mentre cosa faccio? Mi vado a godere il dividendo che periodicamente la società mi paga. Detta così, è molto semplice, detta così, è molto bella. Questa strategia, però, attenzione, dati alla mano, perlomeno in base a quelli che sono i miei studi, e le mie ricerche, eh, ma direi proprio di non sbagliarmi, eh, le strategie basate sull'incasso dei dividendi sono molto meno efficienti di quello che la gente pensa o di quello che la gente percepisce a occhio. E per quali motivi lo dico? Beh, lo dico perché ho fatto studi matematici su questi aspetti, no? quindi mi sono messo lì file Excel e trading system e ho fatto tante simulazioni, ho visto che l'occhio inganna. Ci sono tante criticità in questi modelli, ve ne dico alcune, è giusto che mi vengono in mente così, ma no? innanzitutto individuare no, le società idonee a, a questo approccio non è facile se ci pensiamo. Perché? Tanto servono società che producano utili. Questo è il primo aspetto. Secondo, serve che questi utili siano stabili. Meglio ancora se sono in aumento nel corso degli anni. E attenzione, non sto parlando di utili di 2, 3, 4, 5 anni. Sto parlando di 10, 20 anni di utili. Non è banale per un'azienda fare 10 o 20 anni consecutivi di utili, magari utili in aumento. Questo è il primo aspetto. Secondo, non bastano queste condizioni. Serve anche che la società. Faccia una politica strutturale, cioè di lungo periodo, di distribuzione di un dividendo generoso. Quindi serve, diciamo così, una storicità, chiamiamola così, del, del dividendo. No? Ci deve essere una sorta di tradizione no? societaria a elargire dei dividendi che siano generosi abbondanti in termini percentuali. Poi il dividendo, abbiamo detto, deve essere appunto generoso, stabile nel corso del tempo. Attenzione, bisogna scartare. Quelli che sono i dividendi straordinari, perché ovviamente non sono delle cose ripetibili nel tempo, quindi tutti quelli che sono i dati falsati da dividendi straordinari vanno eh, depennati. Eh, poi il dividendo deve essere sostenibile, no? il concetto è questo, nel corso del tempo servono anche una stabilità delle quotazioni del titolo. No? Eh, L'ideale che cos'è? È avere un titolo che abbia una tendenza di lungo periodo, dopo vediamo degli esempi, rialzista. Ecco, allora eh, trovare tutte queste condizioni, voi capite insieme, non è assolutamente eh, facile. Spesso e volentieri, infatti, l'unico criterio che viene utilizzato per le azioni high dividend è il Dividend yield, no? Il dividend yield abbiamo descritto prima a proposito degli ETF, è il rapporto, no? il rendimento immediato, no? e è il rapporto tra il dividendo erogato negli ultimi 12 mesi e il prezzo di mercato, cioè è quel valore che sintetizza due variabili: la variabile prezzo che cambia giorno per giorno, la variabile dividendo che può cambiare anno per anno. E attenzione perché il dividend yield può diventare particolarmente alto o se c'è un dividendo straordinario, o attenzione, se per caso i prezzi scendono sensibilmente, a causa di che cosa? Di un peggioramento della situazione patrimoniale. Per cui noi notiamo sul mercato un dividend deal particolarmente alto, pensiamo che sia un'occasione, in realtà quel depreciamento non È dato da una difficoltà momentanea del mercato, del settore, ma è dato da una crisi aziendale, una crisi patrimoniale. I prezzi sono crollati per quel motivo. L'anno dopo, magari il dividendo non viene pagato perché non ci sono utili, o magari pur in presenza di utili, l'azienda può decidere di non erogarlo per tenersi denaro e rafforzarsi. No? Quindi attenzione perché ehm, l'analisi, l'individuazione delle aziende high yield. Cioè con alto dividendo eh, ai dividend eh, non, sono non, è non sono facili da selezionare. Ehm, e poi dovete ricordarvi: un dato che niente per sempre. No? Eh, prendiamo il caso di Eni, lo vediamo in sfondo in questo momento. Questo che vedete non è altro che lo storico del dividendo di Eni. Eni è sempre pagato, vedete? dei dividendi abbastanza pingui 0,5 più 0,4 1,09 qui 1,08 qui 1,08 perché li dovete vedere tra conto e cose e quindi è sempre pagato dei dividendi interessanti attenzione però perché recentemente ha annunciato una riduzione l'ultimo acconto vedete è di 0,12 quindi attenzione perché Eni è un'azienda che è sempre stata molto gettonata dagli amanti del dividendo che dicevano io la compro, la tengo in portafoglio anni e anni e anni in cassa di dividendi. Attenzione perché Eni ha cambiato pelle nell'ultimo periodo. Intanto ha ridotto il dividendo e ha annunciato che anche i prossimi saranno ridotti. Ma quello che era un'azienda con una certa stabilità di prezzo nell'ultimo anno è venuta meno questa certezza. A inizio anno Eni giusto per darvi un'idea, cioè inizio del 2020, era 14, è scesa fino a 6, si è perso più del 50% nell'arco di neanche un anno, un po', 9 mesi. Adesso ha recuperato, è tornata, vedete, a 8,60, però eh, 8,60 è ancora lontano dall'area degli 11-12 che era il vecchio supporto, ed è lontana dall'area 14-15 no? che erano i primi livelli di resistenza. Questo per dirvi che tutti quelli che puntavano su Eni per incassare il dividendo sono rimasti fregati in questo momento. Noi non sappiamo cosa farà Eni nei prossimi anni, per carità, magari il prezzo la doppia, triplica, che ne so. Però abbiamo una certezza: quest'anno i prezzi sono andati esattamente dalla parte opposta a quella che la gente immaginava e si sono deprezzati fortemente. Secondo, Eni ha annunciato dividendi più bassi del passato. Quindi, questo è un titolo che all'interno di una strategia dividend yield non dovrebbe più rientrare, perché non ha tutte quelle caratteristiche che a noi servono. Allora, limitatamente al mercato italiano, quali sono rimasti i titoli da dividendo? Sperando che non cambiano pelle, come ha fatto Eni. Beh, abbiamo Terna. Fa una politica di dividendi generosi, fa una politica stabile di dividendi, è una società che produce utili, è una società stabile anche come quotazione, perché, se vedete, con fasi di debolezza, sicuramente come questa, come quest'altra, eh, per cui per carità non è che salga in linea retta, no? però pur con le fasi di debolezza che possono durare anche parecchi mesi ha comunque una tendenza rialzista di lungo periodo. Quindi unisce utili, distribuzione generosa degli utili, storicità del dividendo e una quotazione di lungo periodo crescente. Questo è il primo titolo italiano che mi viene in mente legato a una strategia high dividend. Il secondo è Snam, più ballerino nei prezzi rispetto a Terna, però tutto sommato vedete che mantiene una sua impostazione di lungo periodo crescente, rialzista, ha utili, ha una sua storicità del dividendo, eh, il dividendo generoso e pingue, quindi questo è un altro titolo insieme a Terna che può essere eh, interessante. Però attenzione, dal mio punto di vista... Eh... Se un investitore desidera andare a investire no, in azioni ai dividend, quindi andare a caccia di dividendi generosi, secondo me dovrebbe evitare o quantomeno limitare il più possibile lo stock picking sulle azioni. Perché? Per le criticità che abbiamo visto prima. La singola azione potrebbe smettere di essere solida, potrebbe smettere di pagare dividendi. Ricordiamoci che il dividendo. Prima abbiamo pagato se c'è un utile in linea generale, ma soprattutto è una scelta aziendale. Cioè, nulla vieta che in presenza di utili un'azienda possa dire dall'oggi al domani, non pago utili. Amazon per tanti anni non ha pagato utili. E quindi attenzione perché potrebbe cambiare la politica di un'azienda, potrebbe andare in, in malora il suo business, no, ci possono essere tante... E dinamiche, giusto per darvi un altro esempio di come cambia il vento, no? prima ho fatto vedere Eni beh potrei citarvi anche Exxon Mobile che dopo un secolo è uscita dal paniere Dow Jones americano alto titolo petrolifero no? Six Transit Gloria Mundi direbbe qualcuno, no? attenzione perché il, ehm, i mercati cambiano, cambiano pelle, quelli che sono i player di oggi potrebbero non essere domani e viceversa. Quindi andare a lavorare sulle singole azioni secondo me è pericoloso e io credo che la maggioranza dei piccoli risparmiatori non abbia neanche le competenze o il tempo per scartabellare tutti i bilanci, per andare a vedere se un'azienda è solida, produce utili, se questi utili sono stabili nel corso del tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che cosa fare se si vuole portare avanti una politica basata sui dividendi? Beh, andare a lavorare sempre con gli ETF. È, è banale, se vogliamo, ma è la soluzione meno peggio, meno rischiosa. Allora, come logica, io andrei a cercare gli ETF, non quelli che distribuiscono i dividendi maggiori. Quindi, proprio gli ETF high dividend, ma andrei a lavorare sugli ETF che replicano dei panieri con la logica aristocrats. Cos'è la logica aristocrats? Allora, nasce in America come criterio di, di selezione, di fatto, e il concetto dell'aristocrats, per come viene declinato originariamente in America, identifica quelle società che pagano e aumentano il valore del dividendo. Da 20, almeno 25 anni consecutivi. Quindi, se un'azienda paga il dividendo da 25 anni almeno, e da almeno 25 anni ha un dividendo crescente nel corso del tempo, allora un'azienda che può, diciamo così, fregiarsi del, del, del nome aristocrats, no? Voi capite che 25 anni di utili e di utili in aumento eh, non è roba da poco, no? Eh, di dividendi in aumento scusatemi è, è un criterio decisamente selettivo no però in questo caso tu hai la certezza che stai lavorando su delle società che hanno davvero una storicità del dividendo no? quello che dicevo prima in quest'ottica io vi presento due etf uno globale e uno puramente americano questo. ah ok partiamo da quello globale allora, in questo caso eh, l'emittente è Spider, SPDR si legge Spider, eh, in Italia è poco conosciuto come emittente, in realtà eh, in America è un big eh, degli ETF, e non a caso il famoso Spy, l'ETF con sottostante l'SP500 più scambiato di tutti gli ETF americani è eh, della Spider, quindi in Italia è poco conosciuta, ma in America è un'istituzione lato, eh, lato ETF. Eh, e dicevo, in questo caso, vedete, eh, investe in un, nel concetto di Aristocrats, ma global, quindi di, fondamentalmente di, di azioni mondiali che si caratterizzano per un dividendo generoso. È a replica fisica, e in dollari, quindi c'è la variabile cambio, quindi il prezzo di questo ETF dipende da due variabili, cambio valutario euro-dollaro e l'andamento del prezzo no? delle singole azioni che compongono il paniere. Distribuisce su base trimestrale. Una, eh, un dividendo e il dividend yield è del 3,92% eh, il TER è dello 0,45% se andiamo a vedere la volatilità è un asset ballerino perché se voi vedete la volatilità un anno è un 32% tre anni un 20% e a 5 un 17% quindi attenzione perché eh, è vero che paga un dividendo del 3,92% un dividend yield, non un dividendo che corro sbagliato un dividend yield del 3,92% ma attenzione perché la volatilità è alta Dopo su questo argomento ci torneremo. Se io però voglio mantenere fede al concetto del vero aristocrat, devo volgere lo sguardo all'America perché dovete sapere che in giro per il mondo di aziende che hanno 25 anni di dividendi in aumento, eccetera, non ce ne sono tante. È Più probabile, trovarne in America. Qui troviamo quindi. Un aristocrat puro americano. A replica fisica senza copertura del cambio, distribuzione trimestrale dei proventi, paga un dividend deal del 2 del 38%. Non è altissimo eh, rispetto ad altri dividend deal che abbiamo visto, ma semplicemente per un motivo l'azionario americano è salito ed è sui massimi storici. Eh, per cui eh, in caso di correzione dei mercati questo diventa un asset assolutamente eh, interessante da questo punto. Eh, di vista e, e con un dividend, dividend yield ovviamente più elevato, quindi anche in prospettiva futura è senz'altro interessante. Questo è il puro eh, aristocrats americano. Esiste anche, purtroppo è poco liquido, nella versione Giata: cioè è esattamente lo stesso prodotto, il sottostante è lo stesso, sono sempre gli aristocrats americani, ma in questo caso Hidge con copertura del cambio. Quindi in questo caso non c'è più la variabile cambio valutario. Il prezzo di questo ETF è dato solo no, dall'andamento del. Del paniere di azioni sottostanti. Eh, il dividendino in questo caso è dell'1,71% e vale quello che abbiamo detto eh, prima, fondamentalmente per questi asset. Quindi, se volete fare delle politiche, secondo me, di, ehm, di azioni eh, a alta distribuzione del dividendo, beh, bisogna andare, secondo me, su eh, sugli ETF con la logica aristocrats o uno globale o uno americano oppure uno-e-uno, uno, volendo se. Ehm, essere efficiente per il vostro caso specifico, ma senz'altro questo è un tema eh, da, 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 da perseguire, insomma, è la strada da perseguire. A livello di costruzione di portafoglio, beh, qui siamo fortunati perché in realtà è un approccio questo duttile. Quindi possiamo lavorare con un piano d'accumulo, possiamo lavorare con un pic, compro l'intera posizione, oppure posso fare un ibrido. No? Compro una posizione subito, un'altra parte la vado a incrementare con un piano d'accumulo. Eh, anche per quanto riguarda le, eh, le logiche di portafoglio, le posso gestire in modo eh, o continuare piano d'accumulo sine die, diciamo così, oppure posso adottare strategie statiche eh, oppure strategie dinamiche. Diciamo che questo è, se fatto tramite ETF, è un approccio che possiamo declinare vedete, in tanti modi. Quindi, eh, non c'è un'unica eh, tipologia di gestione della, eh, della posizione. Io. Eh, se posso esprimere un mio giudizio, ripeto, poi per carità si possono usare ripeto tutte e tre queste strategie, però la mia personale preferenza è mentre negli ETF obbligazionari ai high e paesi emergenti, un approccio statico mi piace o piano d'accumulo o approccio statico con ribilanciamento, perché nel caso degli ETF obbligazionari i dividendi, le cedole che vengono erogati sono abbastanza stabili nel corso del tempo. Al contrario, quando invece lavoriamo sugli ETF azionari a distribuzione elevata di proventi, c'è una diversa stabilità nell'erogazione del dividendo. Eh, provate a pensare al caso dei bancari: no? i bancari eh, quest'anno non hanno pagato cedole. Eh, dividendi perché eh, la BC ha detto: attenzione, non, non erogate in una situazione di crisi, tenete la liquidità in pancia. Eh, questo vuol dire che eh, i, le azioni hanno eh, meno, meno stabilità di, di erogazione. no? Eh, provate a pensare a un'azienda che abbia le azioni quotate e eh, un'obbligazione a tasso fisso quotata. L'obbligazione a tasso fisso deve pagarla la cedola indipendentemente che l'azienda. Eh, abbia un utile non abbia un utile o distribuisca il dividendo dal momento che se non paga la cedola dell'obbligazione è eh, tecnicamente in default no? è un'insolvenza eh, al contrario invece eh, l'azione paga l'utile eh, o se ha, paga il dividendo o se ha degli utili o se eh, l'assemblea dei soci stabilisce di erogare quindi eh, fondamentalmente l'obbligazione ha una stabilità di erogato maggiore rispetto all'azionario e eh, non solo ha anche le, l'obbligazionario ha una minore volatilità, l'azionario ha una volatilità maggiore, per cui considerando che c'è maggiore volatilità dei prezzi e minore stabilità del erogato, io personalmente le strategie comunque high dividend azionarie preferirei lavorarle con logiche dinamiche e quindi compro l'asset, l'ETF in questo caso, quando ha un'impostazione rialzista di fondo, strategia trend follower, e lo vado a liquidare nel momento in cui questa strategia non è più tale. In modo tale che evito di mantenere un asset rischioso, molto volatile, in una fase di um, non propizia di andamento dei prezzi. Altro aspetto interessante sono le strategie growth, no? quelle basate diciamo così, sulla crescita, no? Eh, cosa sono? Allora, le strategie growth eh, si caratterizzano fondamentalmente per andare a investire in azioni di aziende, di società che hanno delle prospettive di crescita superiore alla media, soprattutto nel, nel breve periodo, diciamo così, no? Questo è l'approccio esattamente opposto rispetto a quello che abbiamo visto prima con la strategia contrarian, No, la strategia contraria comprava quello che tutti vendevano e andava controcorrente, in questo caso invece si compra tutto quello che è in trend, fortemente in trend real system. Allora, anche in questo caso io vi sconsiglio di fare stop picking e eh, valuterei che cosa? Due, due soluzioni valuterei, la prima è un ETF, la seconda è un fondo comune di investimento, nel senso che tra... Eh, Ehm, i fondi eh, growth in realtà ci sono alcune, eh, alcune soluzioni interessanti, sono le mosche bianche, no? io sapete sono un amante eh, degli etf sostengo che i fondi di investimento 99 su 100 sono da prendere da buttare via però c'è quell'1% che effettivamente fa vera gestione attiva, una gestione attiva fatta di qualità e quindi sono mosche bianche che effettivamente possono essere da, da, da preferire a un, a un ETF in questo caso. Attenzione a un dato: um, le performance passate di un fondo sono importanti a patto che non cambi il gestore. Se dovesse cambiare il gestore, ecco, le, le performance passate le potete prendere e buttare via per i fondi e ripartire da zero, un po' come la moto no, di, di Valentino Rossi se la guida lui vince il Gran Premio, eh, se, la, se la guido io mi schianto alla prima curva se ci arrivo. No? Ecco la stessa cosa per il gestore di un fondo, no? quelli bravi sono numericamente pochissimi, sono rari come mosche bianche e eh, quando ci sono vale la pena magari inserirli in portafoglio. Attenzione però perché se il gestore cambia, il discorso cambia. Comunque dicevo, tra eh, gli approcci di questo tipo, eh, vi segnalo due, un paio di prodotti. No? Il primo è un ETF, eccolo qui: trovate, vedete Deca Investment, eh, Eurostox Strong Growth, eh, qui trovate, vedete il codice Aisin. Eh, fondamentalmente, che cosa fa? beh Investe in azioni europee con ad alta crescita, fondamentalmente. Eh, lo trovate quotato sulla borsa tedesca, però sono tante le banche italiane che permettono la negoziazione di questo prodotto. Eh, è a Distribuzione dei proventi distribuisce su base trimestrale a un ter dello 0,65, e questo è il suo andamento grafico no? di, di lungo periodo. No? Eh, è senz'altro un prodotto molto molto interessante. Eh, prodotti simili quotati su borsa italiana non ci sono, quindi l'unica soluzione è di lavorare su questo eh, prodotto, quotato alla borsa tedesca. Però, ripeto, molte banche permettono la negoziazione di, di questo prodotto. Eh, come seconda soluzione, vi presento qui un fondo di investimento, come vi ho accennato, eh, è un Morgan Stanley che investe nelle azioni growth eh, americane. Eh, è una delle mosche bianche che vi dicevo prima. È vero che ha un TER, eh, unas spese correnti del, dell'1,64%, in questo caso d'accumulo dei proventi, però, nonostante sia tra costoso rispetto a eh, eh, un ETF. Eh, ha delle performance di tutto, di tutto rispetto, questo eh, soprattutto nel, nell'ultimo anno, diciamo così, si è eh, nettamente impennato. E, mh, ve lo segnalo non tanto per le performance che ha avuto nell'ultimo anno, no? per carità, eh, ve lo segnalo perché proprio su base storica è comunque ben gestito. Eh, qui vi metto anche proprio le metriche, no? al di là delle performance, quello che. Eh, diciamo così, ai professionisti fondamentalmente eh, interessa maggiormente è l'ultima parte. Quella, eh, se riesco a sottolinearlo anche volentieri, non riesco a capire perché non funziona. Dicevo, abbiamo la parte: no, si ribella, niente. Volevo sottolineare, ma fa lo stesso. E eh, dicevo. Eh, quello che interessa al professionista, oltre al drawdown, se vogliamo, alla volatilità e ai rendimenti, abbiamo l'information ratio e l'alfa, no? questi sono concetti molto importanti. Eh, l'information ratio ratio è, è assolutamente mh, di tutto rispetto, non è banale per, 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 per un fondo. Anzi, in genere hanno un segno negativo. Qui abbiamo dei numeri ampiamente positivi. Quindi eh, è un fondo ben gestito, al di là di quello che ha fatto nell'ultimo anno, fondamentalmente, che è senz'altro molto importante, eh, di fatto è comunque gestito bene. Insomma, finché non cambia il gestore è un fondo interessante. Eh, beh, lavorando su ETF e, e su fondi noi abbiamo il lusso di poter lavorare con un piano d'accumulo, con una strategia PIC, unendo l'uno e l'altro, quindi abbiamo una grossissima dutilità. E operativa da questo punto eh, di vista. Eh, dovendo gestire le due, le due cose, io allora eh, vi consiglierei fondamentalmente due approcci. O un piano d'accumulo, una soluzione più banale, ma con i mercati azionari massimi, probabilmente la soluzione più efficiente, e meno rischiosa, oppure una strategia dinamica perché questi, questi titoli vedete salgono in verticale ma poi cambia anche la tendenza e quindi attenzione perché ehm, il mio consiglio è quello comunque di avere un approccio trend follower un approccio attivo, li mantengo in portafoglio fino a che la tendenza dei prezzi è a rialzo quando la tendenza dei prezzi non è più a rialzo li elimino eh, momentaneamente perlomeno i, questi asset dal portafoglio no? quindi eh, questo è un dato che secondo me è importante da sottolineare poi c'è il tema dei, dei megatrend. Allora, i megatrend sono un argomento tanto sexy, diciamo così, eh, quanto rischioso. No? Eh, beh, la parte sexy ovviamente è, è semplice da identificare perché fondamentalmente eh, alcune performance no? sono state da, da capogiro, proviamo a pensare al, ehm, alle shares come, come, come TF che investe nel, nella clean energy, no? nell'energia pulita, che nel 2020 cosa ha fatto? Più 120% circa, questo qua, che vedete in sfondo, 119-120% mi pare, eh, vado a memoria ma direi di non sbagliare vedete questa salita verticale è stata fatta vedete nel, nel 2020 no? c'è stato il crollo di marzo poi dopo il titolo eh, l'asset in realtà perché questo è un ETF eh, ha eh, la tematica no? eh, dell'energia pulita ha messo il turbo fondamentalmente e è andata qua in alto allora eh, diciamo la parte sexy è il potenziale di rendimento no? di, che hanno i megatrend Ehm, però c'è la parte rischiosa, no? dicevamo. Ehm, qual è la parte rischiosa? Beh, la, uno, un esempio è il rischio di innamorarsi di un'idea, di una percezione, no? che poi il mercato smentisce clamorosamente. No? E, è un approccio che equivale a scommettere. Io credo che questo settore specifico nei prossimi anni dominerà i mercati. È una tua speranza, ma non è una tua certezza. Ehm, a volte l'altro errore è quello di ragionare di pancia, no? facendo singolosire da che cosa? Dalle performance passate, come il più 120 del Clean Energy. Ehm... Attenzione perché acquistare un prodotto finanziario eh, guardando solo le performance passate e quindi ignorando la pianificazione finanziaria è un po' come guidare la macchina usando lo specchietto retrovisore. No? Vai a sbattere, è questione di tempo, ma eh, non può fare altro. C'è un discorso di errata percezione, provate a guardare in questo caso il nostro Clean Energy. È vero, l'anno scorso ha fatto più 100%, era rotto, ma attenzione, cosa aveva fatto negli anni precedenti? Provate a immaginare, perché oggi tutti sono focalizzati nel, nel 2020, è stato un asset fenomenale, sì è vero, ma attenzione, provate a immaginare un investitore che l'ha comprato nel 2008. Che è tuttora in sofferenza, nonostante un più 120%. Quindi, la percezione qual è? Qual è il vero potenziale di questo asset? È quello che ha fatto nel 2020 o quello che ha fatto dal 2008 al 2020? Questo è un primo aspetto. Ve ne faccio vedere un altro di esempi. Questo è un altro ETF che negli anni scorsi era sulla bocca di tutti. Io mi ricordo di essere andato a Milano a un paio di, di cose, come si chiamano, di, 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 di convegni, no? dove ti presentavano dei fondi le varie società, no? PICTE, eccetera. E mi ricordo che in quel periodo, 2016-2017, tutti facevano due maroni di ghisa con l'invecchiamento della popolazione, no? grafici su grafici, sul martellamento di quanto stiamo diventando vecchi, eh, di quella, la, la, la rava, la fava, eh, eccetera. Doveva essere il business dei business, dei business il più remunerativo, eccetera. Beh, anche questa è una questione di percezione. Se uno mi dice, ma dal 2017 l'ETF sull'invecchiamento della popolazione è salito, beh, se guardiamo il numero, da qui a qui, sì, c'è un più 44%, è salito. Ma il problema non è che è salito lui, il problema è... Che la maggioranza degli altri asset hanno fatto meglio. Quelli che vedete in sfondo abbiamo linea gialla, l'SP500. Cioè bastava comprare un normalissimo ETF con sottostante l'SP500 per fare il doppio, invece del 44%, fare un 86%. Nello stesso arco temporale, ovviamente. Oppure gli altri due con la linea, ehm, come dire, azzurra-celeste. Un più 66, un più 61 sono altri due eh, indici ETF azionari mondiali. No? Quindi un investitore che comprava il tema specifico invecchiamento della popolazione sulla bocca di tutti, citato in tutti i giornali, eccetera, avrebbe guadagnato meno dell'investitore che avrebbe comprato un azionario globale, un azionario America. Spendendo pure meno perché costano anche meno come asset e come gestione. No? Per cui attenzione perché battezzare, questo è il concetto, no? il singolo megatrend è tecnicamente sbagliato perché rischi di scommettere su un asset che potrebbe tranquillamente non essere quello migliore o potresti prendere una cantonata addirittura perché chi avesse comprato nel 2008 l'energia pulita ad oggi non sarebbe tuttora contento. Allora, alcune raccomandazioni, diciamo così, per andare a lavorare su questo asset. Primo, io sconsiglierei vivamente lo stop picking quindi eviterei, cosa che fanno in tanti, purtroppo, di andare a cercare all'interno del settore le singole aziende più promettenti, perché? Perché Probabilmente molte delle aziende che oggi ci sono non è detto che saranno i big o che ci saranno ancora nel, eh, nel, nel prossimo futuro. Quindi andare a cercare quale sarà la nuova Apple, quale sarà la nuova Google è estremamente difficile. Provate a pensare quando torniamo indietro di una ventina d'anni. Nel boom della, del, 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 della dot-com, no? quindi delle aziende tecnologiche, no? siamo eh, negli anni 2000, no? quando in Italia c'era Tiscali, eccetera, in America c'erano, anche là ovviamente è partito tutto da là, eh, le, le aziende big no? de, de, del settore eh, tecnologico, informatico, internet, eccetera, no? allora il titolo che spadronizzava era Yahoo! Oggi è Google, io uno, ma anche più quotato. No, quindi il concetto è che spesso e volentieri, andando a lavorare sulle singole azioni in cose di questo tipo, è estremamente difficile riuscire ad avere una. fare una selezione che col senno di poi si rivelerà corretta, no? È una scommessa, cioè, tiri a caso, se ti va di culo la becchi, eh, altrimenti sottoperformi o addirittura magari prendi un'azienda che magari eh, fallisce perché poi eh, in molti, molti settori mh, ci sono son dei pionieri a volte. no? E, quindi di nuovo spunta l'ETF, non può fallire, è ampiamente diversificato, tutti i pregi che abbiamo, ma un altro preso, l'ETF che periodicamente ruota il portafoglio a seconda di quelle che sono le capitalizzazioni dei titoli in portafoglio. Quindi ma i titoli che domineranno la scena, di un determinato settore, di un determinato megatrend, prima o poi entreranno nell'ETF e quindi saranno comprese, quindi li avrai sicuramente in portafoglio. Altro concetto importante legato ai megatrend è quello di diversificare, lo dicevamo prima, no? se uno sposava una singola causa, quella dell'invecchiamento della, del, della popolazione. Beh, avrebbe sottoperformato. Quindi l'idea è quella di diversificare il più possibile il portafoglio. No? Se vogliamo lavorare sui megatrend, non scegliamone uno o due, ma cerchiamo di diversificare il portafoglio. Quindi comporre il famoso giardinetto di... Questo comporta un onere di costi, però, eh? attenzione. Perché? Perché se io devo comprare 10 TF, sono 10 commissioni. Se attivo un piano d'accumulo sono 10 commissioni da comprare al mese. Questo vuol dire che o ho un portafoglio davvero importante, oppure forse dovrei lavorare con delle altre strategie, non con un piano d'accumulo. Dopo lo vedremo, una strategia rotazionale. Oppure potrei andare a lavorare, stanno nascendo adesso, con degli ETF. Che non investono in un solo specifico megatrend, ma che ne aggregano più di uno. Ad esempio, qua vedete, torniamo nell'immagine di prima: qui abbiamo quello specifico per la robotica e l'automazione, poi abbiamo quello per il cloud, poi c'è la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale e, e, e via discorrendo. No? Ce ne sono alcuni, dicevo come questo, di ANEF che fondamentalmente che cosa fa? Va a comporre all'interno di un unico ETF più tematiche insieme, tutte legate dall'essere tech, quindi tante tematiche tech collegate tra loro, quindi tu all'interno di questo, di un unico ETF in realtà, trovi la robotica e l'automazione, il cloud e i big data, eh, la cybersicurezza e via discorrendo. no? Quindi in questo caso tu compri un unico prodotto che ti permette di risparmiare invece di comprarne 7-8 degli altri, ne compri solo uno. Questo è un primo aspetto per chi volesse fare un piano d'accumulo, ad esempio. Di questo ETF io in realtà ne ho già parlato sul mio gruppo chiuso e qualcuno mi ha obiettato giustamente, ma non è liquidissimo, eh, non è ancora scambiatissimo. È vero. Eh, non è ancora scambiatissimo ma sta diventando liquido questo che vedete è il grafico tratto fatto proprio oggi pomeriggio da Borsa Italiana sul sito di Borsa Italiana dove fondamentalmente è ehm, descritto l'andamento dei volumi su base mensile no? eh, lasciate stare l'ultimo dato di febbraio perché febbraio è appena partito siamo al 5 di febbraio quindi non fa testo, guardiamo le altre barre, cioè gli altri volumi di scambio vedete sono in continua Cresce da qui e da quando l'ETF è stato lanciato sul mercato, qui sono gli ultimi eh, scambi che ha fatto nel mese di, di gennaio. No? C'è una crescita progressiva, c'è un ETF che ancora non è liquidissimo, ma lo sta diventando a passi da gigante. Quindi oggi non è liquidissimo, ma in un futuro probabilmente lo sarà. Quindi, da un punto di vista operativo, secondo me è un mezzo problema per questo ETF, quello della liquidità. Allora, da un punto di vista operativo, come gestire questi eh, e come costruire il portafoglio? Allora, fermo restando che uno può utilizzare il piano d'accumulo, però attenzione ai costi, perché se dobbiamo creare un giardinetto di ETF megatrend per non cadere nell'errore di battezzarli, allora c'è un problema di qual è il mio capitale, quanto posso destinare ai megatrend. Se faccio un piano di accumulo con frequenza mensile, trimestrale o bimestrale, che dirsi voglia, qual è l'incidenza delle commissioni? Quanti TF posso comprare senza che l'incidenza delle commissioni sia troppo elevata? Quindi un primo aspetto è da valutare è quello del capitale. Se uno ha un capitale importante, qual è il problema? Si fa un piano d'accumulo si diversifica opportunamente su un certo numero di strumenti, magari lavorando no, con delle ottimizzazioni, come vi dicevo, l'ETF che ne raggruppa più di uno, ecco che allora avete una soluzione valida. Altrimenti, secondo me, una soluzione molto interessante è la strategia PIC, quindi compro l'intera posizione subito, ma la gestisco in modo dinamico. E qui abbiamo due soluzioni che si prestano. La prima è la classica trend follower, no nella lezione scorsa, non è una lezione in realtà, nella videoconferenza scorsa abbiamo visto no l'approccio più banale, l'incrocio prezzo media, quando i prezzi salgono sopra la media compro, quando i prezzi sono sotto la media vendo. Esempio banale, ci sono mille migliorie da fare, possibili, eccetera, ma è un approccio che concettualmente sta in piedi. e c'è un altro approccio però che si può fare sui megatrend, non solo su loro, però in questo caso che è l'approccio rotazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io creo un paniere ideale, e potrebbe tranquillamente essere questo. Una volta al mese faccio l'analisi della forza relativa e compro ad esempio i primi due dell'elenco li mantengo in portafoglio equipesati 50-50 il peso di entrambi all'interno del portafoglio per il mese, alla fine del mese successivo rifaccio la classifica e i due con la maggiore forza relativa li metto in portafoglio. Se sono rimasti gli stessi non devo far altro che mantenerli ed eventualmente ribilanciare il peso. Se sono tutti e due nuovi non devo far altro che vendere entrambi e sostituirli sempre qui pesati con i due nuovi. Se invece solo uno esce dalla classifica, beh, venderò quello che è uscito dalla classifica, lo sostituirò con quello nuovo che è entrato nuovo nella classifica e ribilancerò i pesi. Questo è l'approccio chiamato rotazionale su questi asset dà dei risultati molto interessanti e quindi è un approccio che si può assolutamente percorrere. Tra l'altro L'approccio rotazionale trend follower non fanno a cazzotti tra loro, perché nell'approccio rotazionale noi potremmo anche inserirci un filtro di tendenza e dire tu calcola la forza relativa e indicami quelli con la maggiore forza relativa, ma fammeli comprare eventualmente solo se sono impostati a rialzo per evitare che cosa? Per evitare di comprare i migliori per forza relativa, ma in un contesto ribassista. Allora il filtro di trend ci dice: tra quelli che sono impostati a rialzo, valutiamo quelli che hanno una maggiore forza relativa. Se nessuno è impostato a rialzo, questo satellite è vuoto, è denaro cash sul conto. Ecco perché la volta scorsa dicevo che sono satelliti accessori che possono essere attivati, disattivati. A seconda, ad esempio, delle condizioni di mercato, se non ci sono le condizioni, li elimino dal portafoglio. Ok, certificati a capitale condizionatamente protetto. Allora, qui ve ne ho selezionati alcuni, in realtà, l'elenco sarebbe in realtà abbastanza ampio. Uh, questa sera faccio solo una sintesi veloce, tra l'altro, eh, non tanto perché sono già le 11 di sera e ho fretta, assolutamente no, ma semplicemente perché eh, del discorso eh, certificato capitale condizionatamente protetto torneremo a parlare sia sul mio gruppo che in altre videoconferenze dove faremo periodicamente dei punti della situazione cercando di andare a individuare periodicamente quelli che sono i migliori. No? Adesso cercheremo anche di fare una sorta di, di, di classifica, eh, faremo un ranking, faremo un, tutta una serie di, di cose particolari che ho in mente. Quindi questa sera li vediamo, li vediamo però una selezione eh, e poi su questo argomento ci torneremo comunque a breve. Eh, allora, mh, eh, Ah, ok, mi sono sbagliato. <ride> Scusa, perché? Eh, ok, passiamo di qua. Scusate, perché li ho selezionati e li ho messi di qua. Eccoci qua. Allora, ehm, ci aiutiamo per descriverli con Cedlab, no? il sito di, di per Paolo Scandura, che per chi fa certificati, secondo me. È un, un, un must da, da utilizzare. Allora, una premessa eh, quando si parla di certificati capitale condizionatamente protetto sono un prodotto finanziario da comprare sulla debolezza del sottostante no? e quindi nelle fasi di debolezza dei prezzi e di aumento di alta volatilità, no? E queste sono le condizioni ideali. Quindi, tornando al discorso di prima no? del ratio tra l'indice azionario e l'indice della volatilità, ecco eh, gli eccessi ribassisti. Eh, del, del ratio sono ottime eh, occasioni di acquisto per il discorso dei certificati. No? Eh, e quindi mi raccomando, quel timing che abbiamo visto prima di medio periodo vale moltissimo per il discorso dei certificati a capitale eh, condizionatamente protetti. E qualcuno potrebbe dire: ma si opera poche volte all'anno? Sì, può darsi, si opera poche volte all'anno, ma eh, si opera nei momenti propizi. Noi non dobbiamo negoziare tutti i giorni, dobbiamo negoziare quando ci sono le condizioni eh, propizie. Ecco, in quei contesti eh, quello si verifica. Ok, detto questo, vediamo un po' che cosa ho selezionato. Allora, il primo eh, certificato lo vediamo qui eh, in sfondo, vedete il nome commerciale. È un cash collect memory, tradisce già il nome, il fatto che sia un cash collect, quindi un prodotto a distribuzione dei proventi memory con l'effetto memoria. Eh, scusatemi. Della cedola. L'emittente è fontobell. la scadenza naturale, se non scatta l'opzione autocall, è del 2023, quindi relativamente eh, una scadenza media, non lunga, non, non brevissima. È quotato sul SEDEX di Borsa Italiana, lo si compra in area, vedete, circa eh, 102. È eh, presente sia il bid che l'ask, quindi è presente sia l'acquisto che la vendita. Ehm, ha una barriera, vedete, discreta, attiva sulla scadenza, del 50% rispetto ai valori dello strike, ed è costruito su un singolo titolo, in questo caso ENI. Le quotazioni di ENI oggi sono 8,55 lo strike è 6,81 ma la cosa più importante è la barriera che 3,40 è una delle barriere più profonde presenti sul mercato e come si legge questo certificato? beh si legge in modo molto semplice immaginate di comprare oggi questo certificato voi lo pagate 102 e immaginate di mantenerlo in portafoglio se arriva la data di rilevazione di aprile di quest'anno del 2021, se il sottostante sarà superiore alla barriera 3.40, che ripeto una delle barriere più profonde attualmente presenti sul singolo titolo Eni, ecco che allora questo certificato paga una cedola del 3.10, reddito diverso, quindi può essere utilizzata per recuperare minusvalenze. Attenzione però perché attiva anche l'opzione autocall fin da subito. Quindi vuol dire che se alla data di rilevazione il prezzo di ENI sarà superiore a 6,81, il certificato rimborsa 100. In questo caso, vedete, eh, incassiamo 3,10, quindi immaginiamo in caso di richiamo anticipato, incassiamo 103,10, l'abbiamo pagato 102, ci resta un 1% erotti in un paio di mesi. Non siamo diventati ricchi, ma neanche finiti sotto un ponte. Ovviamente non abbiamo rischiato. Se per caso, però, in questa data noi incassiamo la cedola, ma il titolo ENI è diminuito rispetto allo strike, quindi non è più 8,55, ma sarà diventato, non so, 6,70, 6,60, beh, in realtà per noi è anche meglio. L'importante è che mantenga la barriera, perché è meglio perché così il certificato resta in vita si va alla data successiva dove abbiamo la speranza di poter incassare un'ulteriore cedola del 310 questo è un certificato secondo me interessante interessante perché potrebbe essere richiamato e presentare un margine di guadagno, è interessante perché se non viene richiamato ci permette comunque di incassare delle cedole interessanti perché un 310 vedete su base semestrale significa un 6,20% Annuale, reddito diverso della cedola è una delle barriere più profonde presenti su un singolo titolo con sottostante il titolo ENI. In realtà ci sono anche altri titoli, altri certificati sempre con solo ENI con barriere più profonde ma con delle cedole veramente ridicole eh, per cui il rapporto rischio-rendimento non vale assolutamente la pena. In questo caso invece abbiamo un rapporto rischio-rendimento interessante. Questo è il primo certificato. Poi c'è un secondo certificato, è un Phoenix Memory, anche in questo caso siamo di fronte a un prodotto che paga una cedola periodica con effetto memoria della cedola, in questo caso la scadenza naturale vedete un po' più in là nel corso del tempo, nel 2025, l'emittente in questo caso è BNP Paribas, nel caso di prima era Fontobes se non ricordo male, esatto. E in questo caso il sottostante è il titolo AXA, il titolo assicurativo, a me i titoli assicurativi insieme agli indici piacciono molto come sottostanti di questo prodotto. Il sottostante vedete quota eh, AXA, quindi 19,16 quindi è superiore allo strike e ovviamente superiore alla barriera. Da un punto di vista operativo, come si legge questo certificato? Beh, vedete ad aprile abbiamo la data di rilevazione e se il prezzo del, 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 del sottostante di AXA è superiore alla soglia cedola, ecco che noi incassiamo il 5,85%. Questo prodotto, lo si compra in area 103, quindi c'è un margine anche in caso di che cosa? Anche in caso di richiamo anticipato, perché vedete che l'opzione autocall è attiva fin dalla prima data di rilevazione. Quindi anche in questo caso noi lo compriamo a 103, se dovesse rimborsarsi ci rimborsa a 105,85, quindi nel primo caso potremmo eh, comunque guadagnare anche in caso di autocall. Se per caso il certificato però il sottostante dovesse rimanere quotato, e quindi non scatta l'autocall perché fondamentalmente il prezzo spot diminuisce e scende sotto 14 non sarebbe un problema perché noi continuiamo a incassare la nostra cedola del 5,85% quindi questa cedola sempre a memoria, vedete cedola a memoria quindi questo è un secondo prodotto secondo me interessante da valutare poi abbiamo quest'altro prodotto, in questo caso l'emittente Goldman Sachs, la scadenza naturale sempre nel 2025, abbiamo sempre Bideask, in questo momento vedete la lettera a cavallo di 102 e mezzo, il sottostante però in questo caso è Caring. Eh, la struttura è molto simile a quella che abbiamo appena vista, anche in questo caso vedete lo spot è superiore allo strike e alla barriera, però vedete lo paghiamo mezzo eventualmente e, e pago una cedola del 525. Quindi attenzione, perché anche in questo caso ad aprire la data di rilevazione, se dovesse essere richiamato in anticipo, comunque abbiamo un margine di guadagno. Se non dovesse essere richiamato in anticipo, perché il sottostante scende sotto il valore dello strike, ma rimanendo sopra la barriera, prendiamo una cedola del 525 su debolezza del sottostante, secondo me tutti questi, questa tematica è assolutamente interessante. E poi quest'altro prodotto qui è un coupon premium, quindi qui siamo tornati su Banca Acros, ex Banca Letti, gruppo Banco BPM, per darvi un'idea. Il prodotto ha una scadenza abbastanza breve, vedete nel 2022, lo si compra a cavallo di 100, quindi lo si compra più o meno alla pari, il sottostante è l'Eurostox. Eh, abbiamo, vedete, un sottostante sopra al, allo strike e sopra ovviamente alla barriera. Eh, in questo caso, vedete, il certificato è già quotato da tempo, per cui molte cedole sono già state pagate. La prossima cedola sarà a dicembre del 2021 e sarà un 3,70. Quindi da un punto di vista operativo, a dicembre, se il sottostante sarà superiore al livello della barriera, eh, questo certificato paga una cedola del 3,70%. Oggi lo si compra a 100%, quindi sarebbe un 3,70% eh, annuale circa di eh, rendimento. Ehm, poi avremmo ovviamente l'ultimo anno nel 2022 e la, la struttura sarebbe esattamente la stessa. Se il titolo è sopra la barriera, paga la cedola del 3,70% rimborsa 100, altrimenti se la barriera è discreta, quindi se il sottostante dovesse essere sotto la barriera a scadenza, il certificato rimborsa la performance negativa del sottostante, quindi prezzo finale diviso prezzo iniziale del sottostante moltiplicato per 100. Eh, altro certificato interessante, eh, siamo sempre su, cioè, torniamo su, su Fontobel, una scadenza del 2025 se il certificato non rimborsa in anticipo per l'opzione autocall. Lo si compra sotto 100 in area vedete 98 e 40, è costruito in questo caso però su tre titoli: quindi è un certificato worst off, vuol dire che a scadenza il rimborso del capitale sarà determinato dalla performance del peggiore dei sottostanti. In questo caso sono tre sottostanti interessanti perché abbiamo AXA Alliance e Generali, quindi tre titoli assicurativi. Ehm... La struttura è molto semplice perché fondamentalmente questo ehm, prodotto che cosa fa? Ha una data di rilevazione, vedete, mensile. In questo caso, la cedola è dello 0,45% mensile. E cosa succede? Allora, la prima data è fra una decina di giorni: è il 15 di febbraio. Se il 15 di febbraio tutti e tre i sottostanti saranno superiori alla barriera, il certificato pagherà lo 0,45. Se invece eh, almeno uno sarà inferiore alla barriera, il certificato non, eh, eh, non paga la cedola. La cedola però, vedete, è a memoria, effetto memoria 0,45, per cui se non dovesse essere pagata può essere recuperata nel corso del delle rilevazioni successive quindi dei mesi degli anni successivi e questa è la struttura del certificato vedete è molto interessante le cedole sono fisse vedete no il rimborso scatta da il rimborso scatta avanti dove che scatta da qua eccoci qua vedete le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cedole. E non prevedono, cioè nelle, non sono le cedole, sono sbagliato, io sono stato impreciso. Le prime 11 date di rilevazione, vedete, non prevedono l'opzione autocall. Quindi, in queste 11 occasioni ci sono due scenari. sopra o sotto la barriera. Sopra la barriera si incassa la cedola 0,45, sotto la barriera non si incassa la cedola, cedola che non è persa perché è effetto memoria. Dal gennaio del 2022 la struttura resta la stessa, ma si attiva l'opzione call di richiamo anticipato. Attenzione perché la trig vedete diventa decrescente. Cioè, scende del 10%. Rispetto a che cosa? Rispetto agli strike iniziali. Quindi dalla, dal gennaio del 2022 in poi, alla data di rilevazione, abbiamo tre scenari. Primo, tutti e tre i sottostanti sono superiori allo strike. Scatta l'opzione auto call, rimborso anticipato, il certificato rimborsa 100 e paga la cedola 0,45. Secondo scenario, tutti sopra la barriera, almeno uno sotto lo strike, si incassa la cedola, si va alla data di rilevazione successiva, almeno uno inferiore alla barriera, non si percepisce la cedola, si va alla data di rilevazione successiva. Cedola, effetto memoria, quindi potrebbe essere recuperata se non viene pagata in occasione delle successive date di rilevazione. Se il certificato non viene mai richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza, vedete si va nel 2025, a questo punto abbiamo due scenari. O a scadenza tutti e tre i sottostanti sono superiori alla barriera, o almeno uno è inferiore. Se tutti sono superiori, il certificato rimborsa 100 e eh, paga l'ultima cedola. Al contrario, invece, il certificato. Ehm, si applica la famosa formula no? prezzo finale diviso prezzo iniziale modificato per cento per calcolare il prezzo di rimborso in caso di evento barriera il prezzo finale e il prezzo iniziale ovviamente sono riferiti a quel sottostante worst off cioè quello che eh, dei, dei tre sottostanti ha eh, ottenuto la performance peggiore poi abbiamo l'ultimo è sempre un uh, fontable eh, scade nel 2022 in questo caso abbiamo vedete eh, 5 sottostanti. Eh, su questo certificato eh, ho fatto un articolo anche che tra l'altro trovate anche qui eh, nei giorni scorsi. Questo, vedete, un certificato per investire nella old economy, diciamo così, quindi sui titoli eh, Johnson Johnson, McDonald's, Pepsi Cola e Colgate Palmolive. Con una barriera vedete del 60%. Una barriera discreta, e eh, una vedete una cedola. Con effetto eh, memoria eh, e quindi anche questo secondo me è un certificato assolutamente eh, interessante. Ehm, per chi volesse lavorare sul mercato americano. Ehm, e eh, quindi con sottostanti americani legati non ai titoli tecnologici che sono saliti moltissimo nel corso del, dell'ultimo anno, ma sui titoli della World Economy, questo probabilmente è il certificato più interessante eh, che in questo momento è, è quotato sul mercato. La cedola, vedete, è un 4 e 15 eh, annua, e attiva fin dalla prima data di rilevazione eh, l'opzione autocall, quindi a dicembre del 2021 no? c'è la prima data di rilevazione se tutti questi sottostanti saranno superiori a livello dello strike il certificato che cosa fa rimborsa 100 e paga la cedola del 415 questo caso lo compriamo vedete anche sotto la pare lo compriamo in area 96 quindi qui avremo il guadagno della cedola, del 4.15 di cedola più il guadagno di 4 monetine no, 100 meno 96, che cosa quindi avremo una bella plusvalenza di prezzo? Sia la cedola che la plusvalenza sono reddito diverso e compensano minusvalenze. Se invece eh, i sottostanti sono tutti superiori alla barriera, ma. Almeno uno inferiore allo strike è lo scenario migliore. In realtà dicevamo si incassa la cedola del 4 e 15, non c'è richiamo anticipato, si va alla scadenza successiva che poi coincide con la scadenza nel dicembre del 2022. Se non viene richiamato. Eh, se terzo scenario, ovviamente, la prima data è che almeno uno dei sottostanti sia inferiore alla barriera. In questo caso non si percepisce la cedola, però. La cedola non è automaticamente persa perché vedete è una cedola a memoria, quindi può essere eventualmente recuperata. Quando a dicembre del 2022? A dicembre 2022 è la scadenza, abbiamo due scenari. O tutti sono superiori alla barriera o almeno uno è inferiore alla barriera. Se tutti sono superiori alla barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga la cedola. Almeno uno è inferiore alla barriera si prende il sottostante con la performance peggiore si applica la formula prezzo finale diviso prezzo iniziale moltiplicato per cento in quel modo si calcola il prezzo di rimborso del nostro eh, certificato in caso di evento barriera in questo momento vedete sono tutti sopra alla barriera in alcuni casi anche abbondantemente come vedete Johnson Johnson ha una barriera a 89 lui quota 164 quindi è assolutamente eh, sopra ma sono sopra anche tutti gli altri vedete qui abbiamo una barriera a 130 il, la quotazione è 112 Qui abbiamo 87 con una barriera 141 e una ci siamo a 141 con una barriera 87 e qui abbiamo, vedete, una barriera 51 con una quotazione a 79. Sono tutti titoli, vedete, della Old Economy, tutti big eh, dell'SP 500, quindi titoli particolarmente interessanti. Dicevo, chi vuole lavorare sul mercato americano questo è interessante, altrimenti quelli che abbiamo visto... Prima, li ripeto, vedo questo solo su Eni, questo solo su eh, AXA, questo solo su Caring, questo invece è un um, Eurostox, questo è invece sugli assicurativi, quindi AXA più altri due e questo invece è sui titoli della Old Economy. Ehm, ok. Torniamo alla nostra presentazione, no? torniamo al satellite trading, no? questo è un satellite in realtà che eh, non è un passaggio obbligatorio, nel senso che mentre i satelliti che abbiamo visto fino adesso eh, possono in teoria essere inseriti eh, a seconda dei pesi, delle modalità all'interno del portafoglio di qualsiasi investitore, poi ripeto dipende dalla pianificazione, dal grado di rischio, dall'obiettivo eccetera, però in linea generale sono asset molto molto frequenti. In questo caso invece abbiamo un, eh, un satellite, diciamo così, che presenta un grado di rischio abbastanza alto perché il trading di breve periodo, quindi il comprare e vendere in base a quelle che sono le mutate condizioni di mercato di breve periodo è sicuramente un'operatività più rischiosa, oltretutto un'operatività anche molto stressante da un punto di vista operativo e quindi... Anche di non facile gestione da un punto di vista proprio emotivo. Se già negli investimenti la panza spesso e volentieri prende il sopravvento, figuriamoci nel breve periodo con le oscillazioni molto molto nevrotiche, se vogliamo a volte anche dei prezzi. Quindi non è un passaggio obbligatorio, non è necessario che ogni investitore abbia un satellite legato al trading. Però, in linea generale, se volete fare trading, il mio consiglio è qual è? Beh, se vi ricordate prima che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che io mi aspetto che nel corso dei prossimi mesi o dei prossimi anni il mercato oscilli in modo abbastanza repentino e forte tra aree di euforia dei prezzi e aree no, eh, di panico, comunque di ribasso. E quindi il comprare no, sugli eccessi ribassisti per poi andare a alleggerire. Nelle zone invece di accesso rialzista era la soluzione migliore lato investing, no? se vi ricordate con il ratio che abbiamo visto prima. Ecco, lo stesso concetto, però applicato in breve periodo non nell'ottica di medio, la potremmo applicare. A, eh, ai titoli. No? È un approccio che si chiama eh, By the Dips in gergo tecnico, no? compra le debolezze. No? E, ehm, che cos'è? Beh, non è altro che una strategia di brevissimo, una strategia che in gergo tecnico si chiama Reverti, no? che cerca di sfruttare il ritorno verso la media dei prezzi per andare a comprare su debolezza e rivendere poi sul rimbalzo. Quindi, una strategia di brevissimo che compra con l'obiettivo di cogliere un veloce rimbalzo. Eh, quello che vedete in sfondo in questo momento è una schermata tratta da un software si chiama eh, Trace. Dove abbiamo, vedete, l'indice eh, l'ETF: scusate, Mispy, l'ETF con sottostante l'SP 500. Ehm, a fianco di questo indice, che sono queste candele, vedete, colorate di verde, di blu di, di rosso. Abbiamo la media mobile, vedete 200 periodi dei prezzi, abbiamo questa linea. Eh, sotto che non è altro che il VIX, l'indice della paura, l'indice della volatilità collegato all'S&P 500, poi qua sotto abbiamo l'RSI dei prezzi eh, quindi il famoso indicatore di per comprato e di per venduto settato a due periodi quindi di brevissimo questo modello operativo che cosa fa nel brevissimo? va a lavorare innanzitutto sui sottostanti che hanno carattere mean reverting cioè su quei sottostanti che reagiscono bene a strategie appunto di compro su debolezza e rivendo sul rimbalzo e che cosa fa? Cerca una situazione molto particolare cerca il momento in cui i prezzi sono impostati a rialzo e l'impostazione rialzista è data dal fatto che i prezzi sono sopra la media mobile a 200 periodi in quel contesto cosa cerca? Cerca un ipervenduto sui prezzi e contemporaneamente un ipercomprato sulla volatilità quindi in pratica serve, primo, prima caratteristica, tendenza al rialzo dei prezzi, cioè prezzo sopra la media mobile a 200. Poi, seconda caratteristica, vogliamo che l'ipervenduto dei prezzi di breve periodo, quindi RSI minore di 20 circa, quindi l'idea è ipervenduto di breve del prezzo, mentre invece, terza condizione che deve essere presente contemporaneamente agli altri due, vogliamo che il VIX abbia rialzato la testa, quindi il VIX sia fondamentalmente in ipercomprato, diciamo così. Ecco, se tutte queste tre condizioni sono vere, che cosa facciamo? Facciamo una cosa molto semplice, destiniamo il capitale, alla... stabiliamo quanto capitale destinare a questa operazione e lo frazioniamo, entriamo con un primo lotto in acquisto, se i prezzi rimbalzano subito, chiuderemo la posizione subito e porteremo a casa un piccolo guadagno, piccolo perché frutto di un'operazione eh, di, 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 di di un fatta con una porzione di capitale. Se per caso dopo il primo acquisto i prezzi dovessero scendere ancora, entriamo con un secondo lotto. Eh, possiamo frazionare il capitale in due, tre o in quattro parti a seconda di qual è l'ammontare del nostro capitale e di qual è l'incidenza delle commissioni. Se vogliamo stare scarsi, compriamo... Dividiamo il capitale, in, cioè se vogliamo essere prudenti, diciamo così, abbiamo un capitale ridotto. Dividiamo, frazioniamo il capitale in due parti. Non so, immaginiamo di avere 10.000 euro, 10.000 dollari se lavoriamo sul mercato americano, allora eh, cosa facciamo? 5.000 dollari la prima operazione, 5.000 la seconda. Se abbiamo magari un capitale di 20.000, ecco che magari possiamo fare 10.000 euro la prima, il primo ingresso, 5.000 il secondo, 5.000 il terzo. Ad esempio, però la logica è sull'ipervenduto dei prezzi non entro tutto in un'unica soluzione ma fraziono il capitale quando poi i prezzi effettivamente rimbalzano vado a monetizzare e monetizzo vendo cioè l'intera posizione ovviamente ogni posizione lato trading deve essere gestita poi con uno stop loss in termini percentuali quindi un 5-10% di stop loss va sicuramente sempre messo. Questa strategia funziona molto bene, dicevamo sui titoli con carattere mean reverting, in particolare sul mercato americano. Qui abbiamo l'indice in generale e questa è l'equity line, cioè la linea dei profitti di questa strategia che vi ho appena descritto, applicata all'indice SP 500. Quindi questa la potrei anche, tra virgolette, replicare anche su un ETF con sottostante l'SP 500 quotato da noi e giato perché ovviamente deve essere fedele alla performance. Poi in realtà con gli ETF quotati in Italia questa strategia non è così facile da replicare perché sono sfalsati gli orari di contrattazione, cioè c'è un momento in cui. Il mercato italiano è aperto, cioè il mattino, il mercato americano è chiuso. C'è cioè un mercato in cui invece il mercato italiano è chiuso, e il mercato americano è aperto. Questo ovviamente crea degli sfasamenti, per cui non è semplice una strategia di così breve periodo riuscire a replicare che è in Italia. però il concetto è questo. Però questa strategia che io ho descritto adesso sull'indice in generale, noi la possiamo applicare sul mercato americano a una pluralità di titoli. Tutti i titoli che vedete in sfondo in questo momento reagiscono bene, cioè hanno delle equity line simili a questa, chi più, chi meno, eh, e quindi producono dei guadagni con la strategia che vi ho appena descritto, mi reverting, sono tutti titoli con carattere quindi mi reverting, sono i grandi big, no? quindi se voi applicate questa strategia, no? filtro di tendenza dei prezzi, ipervenduto eh, dei prezzi e diciamo così il VIX che rialza la testa, quindi un ipercomprato del VIX, Ecco, in quelle condizioni frazionate il capitale, entrate sul rimbalzo, vendete, altrimenti mettete uno stop loss, questo semplicemente è la logica by the dips, su titoli che vedete hanno un carattere mi reverting, eh, andiamo a ottenere dei buoni risultati. Questo approccio, la classica domanda, è riproducibile anche sul mercato americano? La risposta è sì, mercato italiano? La risposta è sì, ma limitatamente ai titoli. Che presentano un carattere miraverti quindi in Italia lo possiamo applicare a Campari, Enel, Terna, eh, Snam, no? eh, i titoli con quel titolo. Se voi questa strategia l'applicate a un titolo invece come Fiat piuttosto che. È un titolo come non so STM piuttosto che Unicredit eh, perdete soldi perché sono titoli che hanno carattere eh, breakout carattere trend follower quindi sui titoli mean reverting in particolare americani è quella strategia che vi ho appena descritto buy the dips quindi compro la debolezza dei prezzi e senz'altro eh, un approccio vincente un approccio che vi permette di guadagnare sul mercato eh, non, non a caso vi ho presentato questa strategia sul mercato americano eh, per un motivo io sono fermamente convinto che eh, il mercato azionario, l'America in generale come nazione uscirà da questa situazione di crisi, di recessione, di pandemia, eccetera, prima e meglio degli altri stati. Non perché gli americani siano più bravi a gestire la crisi economica, la, la crisi sanitaria, eh, ma semplicemente perché hanno una banca centrale che è molto interventista e eh, una banca in, che è veramente indipendente, non, mentre la BCE... In Europa ha dei processi decisionali lenti e frutto di eh, mediazioni continue tra paesi membri che hanno interessi tra loro divergenti. Al contrario, in America la banca centrale è molto decisa, molto veloce nel prendere le decisioni, non deve trovare fondamentalmente dei grossi. Eh, Equilibri tra le parti, per cui ehm, io sono convinto che grazie a questi, eh, a questa situazione, in più c'è una particolare eh, flessibilità del mondo del lavoro, eccetera, l'America uscirà prima e meglio degli altri paesi da questo contesto eh, economico. Quindi già questo è il primo motivo eh, per privilegiare il mercato americano rispetto ad esempio a quello italiano che invece probabilmente pare il più debole della covata in Europa ma eh, per sottopesare il mercato italiano c'è in realtà un'altra motivazione che è quella legata ai temi di investimento, i grossi temi eh, che stanno trainando il mercato oggi e che lo traineranno nel futuro che sono i titoli tecnologici, i mega trend per intendersi il megatrend, prima non l'ho detto, ma lo diciamo adesso, eh, di fatto in molti casi non sono delle scommesse, ma sono delle realtà. Cioè, se io prendo il cellulare, oggi già il cellulare ha una forma di intelligenza artificiale. Io posso parlare con, con Siri, posso avere una geolocalizzazione, posso avere tutta una serie di cose. Quindi, molte di quelle situazioni che abbiamo visto prima nei megatrend non sono scommesse, ma sono già situazioni reali nella vita quotidiana. Ecco, dicevo, di queste aziende che sono il presente e saranno il futuro. In Italia praticamente non ce ne sono, cioè aziende quotate sulla borsa italiana di grandi dimensioni, intendo, che siano attive nella robotica, intelligenza artificiale, big data, sicurezza informatica, cloud, eccetera, non ce ne sono. C'è qualche piccola small cap e basta. Quindi questo mi fa purtroppo... Ipotizzare che il mercato italiano sia, per mancanza di asset particolarmente interessanti, sia destinato a sottoperformare anche nei prossimi anni. Quindi, morale della favola, spostare l'operatività di trading sul mercato americano, non solo quelli trading ma anche investing, e sottopesare quella del mercato domestico italiano è, è salutare, secondo me, è salvifico per un portafoglio. Io mi rendo conto che abbiamo uno stravismo domestico, no? siamo italiani, facciamo trading e investing su titoli italiani perché pensiamo di conoscerli meglio, ma in realtà non è assolutamente vero, innanzitutto, eh, non siamo gli amministratori delegati di un'azienda, quindi provate a pensare a chi lavorava in Parmalat, non era assolutamente a, a, come si dice, a conoscenza della truffa che c'era alle spalle, no? per cui da questo punto di vista... Eh, attenzione a non avere questa confidenza: con ne conosco il nome, ne conosco i prodotti o, peggio ancora, ci lavoro dentro, quindi conosco la realtà davvero. Eh, la realtà è molto più complessa sui mercati. Ehm. E quindi mi raccomando, superate se potete questo eh, stravismo domestico ehm, e allargatevi su altri mercati che hanno grosse possibilità. Io vi ho citato l'America perché, eh, ripeto, sono convinto che sovraperformerà eh, grazie ai megatrend, eccetera, ma un altro asset, un altro settore geografico che è destinato a eh, sopraperformare nei prossimi anni è senz'altro quello dei paesi asiatici, no? Eh, C'è un lento declino dell'Occidente a favore di una, eh, diciamo così, di una nuova era che si sta eh, alzando nel, 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 nella zona asiatica, no? Tutti parlano della Cina, eh, la Cina è una realtà senz'altro molto grossa, molto importante, ma ci sono in realtà degli stati che hanno molte più possibilità a livello di, eh, di numeri di borsa, io penso... A, non solo la Corea del Sud, eh, ma tutti gli altri paesini come Vietnam, Cambogia, eh, Thailandia, eccetera. Sono tutti paesi che mediamente hanno le condizioni che avevamo noi nel dopoguerra o comunque negli anni 70. Quindi una popolazione giovane, con voglia di fare, eh, poca burocrazia, capacità di attrarre capitali esteri, eh, crescita economica, eh, capacità di spesa. Eh, delle persone che tende ad aumentare quindi si sviluppa anche un mercato interno eh, basso indebitamento quindi sono tutti asset molto interessanti questo discorso del, dell'Asia in realtà lo vedremo in un video che farò e che faremo a breve insieme nel mio gruppo chiuso quindi iscrivetevi al gruppo chiuso se volete partecipare a quello speciale sui mercati asiatici dove andremo proprio a vedere tutte le varie possibilità che abbiamo di investire su quegli asset quali strumenti e quali modalità Ok, in ultimo, anche questo non è un passaggio obbligatorio ehm, all'interno di un portafoglio, dipende sempre dall'obiettivo, dalla pianificazione, dal grado di rischio, però c'è anche il tema delle, delle criptovalute. No? Ehm, allora, io mi concentro in questo caso sulla valuta simbolo, diciamo così, delle, delle monete virtuali, delle monete eh, cripto, no? che è il Bitcoin. Eh, mi focalizzo sul Bitcoin per due motivi. Primo, perché il Bitcoin è diventato il simbolo no, dell'intero mondo delle criptovalute. No? Se eh, chiunque eh, di noi chiude gli occhi e pensa a, a una moneta virtuale, gli viene in mente automaticamente il Bitcoin. No? È un po' come l'iPhone eh, che eh, ha preso il posto del cellulare. No? Quando uno dice iPhone, eh, utilizza quella parola per identificare un intero segmento di mercato che è quello dei cellulari. No? Ehm... Secondo motivo, perché comunque il Bitcoin è stato istituzionalizzato, nel senso che le autorità eh, americane eh, hanno creato il futures e le opzioni con sottostante il Bitcoin. Quindi, da questo punto di vista è una valuta che è stata istituzionalizzata. Quindi da un punto di vista operativo questo per me è molto eh, importante. Quindi quando si parla di criptovalute all'interno di un portafoglio, primo aspetto non è un passaggio obbligatorio, ma ripeto, dipende dalla pianificazione finanziaria e dal grado di rischio. Secondo, eh, tra le varie criptovalute vi consiglio il bitcoin come sottostante. Terzo, come strumenti. Eh, operativi, mi rendo conto che è possibile utilizzare, vabbè, futures opzioni che vi ho citato. È possibile lavorare direttamente sul Bitcoin aprendo un wallet piuttosto che un conto su un qualche exchange. No, eh, ma secondo me, per chi non è uno smanettone, eh, la soluzione migliore è quella di andare a lavorare con un ETN. No? Eh, quindi sono prodotti quotati. Non serve aprire wallet, non serve aprire exchange, eh, non c'è il problema di oddio, ho perso le password e non riesco più a recuperare il mio denaro. Li compro tranquillamente dall'home banking o andando in banca, eh, perché sono prodotti quotati. Eh, sono prodotti quotati. In realtà la borsa tedesca e la borsa svizzera, quelli che vi sto per far vedere. Ma eh, di fatto sono mercati comunque quotati, quindi la maggioranza delle banche italiane, eh, se sono smart, se sono banche evolute, vi permettono la negoziazione. Eh, sono due prodotti che ho citato in un articolo molto recente, quindi inserite sul mio sito e eh, trovate investire nel bitcoin, trovate eh, tutti questi aspetti, quindi qui ve li sto facendo rivedere. Il primo che vedete è un ETF di Han, eh, investe sul, sul bitcoin, è eh, quotato alla borsa tedesca. E è negoziabile comunque con varie banche eh, italiane. Allora eh, andiamo a vedere la performance del primo rispetto al, eh, al, al Bitcoin. No? Eh, quello che vedete in nero è l'andamento del Bitcoin, quello che vedete in giallo è l'andamento del nostro ETC. Allora la replica non è fedele al millimetro, ma comunque un'approssimazione molto, ehm, molto valida, quindi possiamo promuovere questo ETF come. Eh, diciamo così, un buon proxy eh, dell'andamento del sottostante non è fedelissima la performance fondamentalmente per due motivi. Primo, perché il bitcoin è molto volatile, quindi già questo è un fattore di criticità nel replicare la performance, soprattutto per un altro motivo: che l'ETC, l'ETN in questo caso, è quotato alcune ore al giorno e non H24 come invece il bitcoin. Quindi replicare un qualcosa che ha aperto H24 quando tu sei aperto un numero di ore minore c'è un certo sfasamento però in ogni caso nonostante questo vedete la performance è comunque è buona quindi un ETF che si può tranquillamente utilizzare a questo scopo com'è interessante e buona vedete anche la performance del secondo ETF questo secondo che trovate qui, qui in questo caso è quotato in svizzera ma anche qui con banche italiane lo potete negoziare anche in questo caso vedete la performance è molto interessante non è preciso anche in questo caso al millimetro per le motivazioni che abbiamo già visto eh prima per ehm lavorare su questi due prodotti volendo, quindi se uno dei due ovviamente eh, volesse utilizzare uno dei due prodotti per lavorare sul bitcoin, che cosa posso fare? Beh secondo me eh, le soluzioni sono due e basta in questo caso. Eh, il piano d'accumulo, quindi io tutti i mesi o quasi compro una, eh, una quota X di, di, di capitale destinato a, a, al bitcoin. Eh, quindi piano d'accumulo eh, è una soluzione questa che non presenta assolutamente criticità e anzi permette no, diciamo di volgere a, a nostro vantaggio una fase di debolezza dei prezzi eh, è una strategia di lungo periodo eh, se invece voglio un approccio più eh, dinamico beh sicuramente la, il pic ma con una strategia trend follower quindi eh, finché il bitcoin è impostato a rialzo lo mantengo in portafoglio quando il bitcoin Scende sotto, ad esempio, una media mobile, ad esempio che abbiamo fatto un paio di volte in questi due eventi, e lo vado a vendere. Quindi cerco un approccio trend follower attivo. Per cavalcare il bitcoin. Il bitcoin è uno strumento, ve lo anticipo, abbastanza inefficiente, nel senso che è un prodotto su cui funzionano tante strategie anche di trading, non solo di investing. Eh, quindi, trovare una strategia trend fall che funzioni non è assolutamente, eh, non dico facile, ma non è neanche così complicato. Eh, è uno strumento che permette oggi una buona. Eh, flessibilità operativa da questo punto di vista quindi attenzione perché ha eh... ah, un'altra cosa che non ho detto ma che non so se l'ho messo no non l'ho detto e, cioè non l'ho messo ma lo diciamo a voce perché è, secondo me è importante allora e, abbiamo detto no, che usiamo un piano d'accumulo una strategia trend follower dinamica per gestire le posizioni questo è il primo aspetto il secondo aspetto è la quantità da inserire in portafoglio no? che è importante dicevo prima non è un asset secondo me per ogni investitore, non è un asset per ogni eh, portafoglio. Mm, la vera discriminante ci sono tante. In realtà, è, secondo me, primo il grado di rischio, le oscillazioni del bitcoin sono particolarmente. Eh, violente, elevate, no? anche un più 10, un più 20 nell'arco della stessa giornata da mettere in conto. Questo è un primo aspetto. Secondo, c'è anche un discorso, secondo me, di ottica temporale. No? Se uno ha un'ottica temporale, diciamo così, eh, di 8-10 anni, forse anche un pizzico in meno, ma più o meno siamo lì, allora secondo me. E un grado di rischio elevato, eh, allora secondo me è un asset che può essere inserito in un portafoglio, altrimenti sarei cauto nell'inserirlo. In ogni caso, se qualcuno lo dovesse inserire, la quota massima che gli andrei a destinare, perlomeno io personalmente, è un 5% di portafoglio, non andrei oltre, poi per carità ci possono essere dei casi specifici, questi non li conosco a seconda della pianificazione di ognuno di voi, però in linea generale sarei abbastanza. Eh, conservativo da questo punto di vista ok a questo punto abbiamo visto tutte le possibili soluzioni dei sottoportafogli che cosa dobbiamo fare? Beh dobbiamo considerare il portafoglio nella sua eh, complessità quindi unire la parte core con tutti i sottosatelliti che abbiamo attivato e dall'unione di questi Andiamo a ottenere il portafoglio complessivo, quindi noi avremo un portafoglio complessivo che in realtà è fatto da più anime, una parte core e una serie di sottosatelliti. Ognuna di queste parti è indipendente dall'altra, ma come gli ingranaggi no, di, un, di un orologio, concorrono a formare il complessivo. Ok, siamo giunti al termine di questa seconda parte della videoconferenza Non Dove Investire nel 2021. Spero che i contenuti ti siano piaciuti, ti siano stati utili. Prima di salutarti, ehm, ti ricordo che se desideri ricevere le slide me le puoi richiedere all'indirizzo g.bellelli.biz e eh, te le mandiamo molto volentieri nei prossimi giorni. Se stai guardando la registrazione sul mio canale YouTube, mi raccomando, se ti sono piaciuti i eh, contenuti, metti mi piace sotto questo video e soprattutto iscriviti al mio canale eh, YouTube. Grazie mille per l'attenzione e buon investing a tutti.